In ogni epoca gli esseri umani si sono interrogati sulla natura della propria esistenza. Tesi tra l'immensità dell'infinitamente grande e l'indeterminatezza dell'infinitamente piccolo, credevamo per secoli di essere il centro dell'universo. Pensavamo anche di aver raggiunto il massimo grado nell'evoluzione della nostra specie. Il giunto, ne capisci un cazzo questo! Eravamo ormai convinti, arci convinti, di saper dare un senso al caos naturale delle cose. Vale, la faccia cafona, dai! Ma che cazzo! Mi scese la gamba! Vabbè, per stavolta lo perdono. Apriamo la busta! È ficcato a tutto quasi. Mi entro. Sì. Beh, giusto. Eravamo certi di essere riusciti a lasciarci alle spalle tante immagini segnate inequivocabilmente dal disagio. Che colpa ne ho? Sei colpa. Un po' di mal di mare, capo! Tutto sotto controllo, vomitato! Ma che cazzo fa? E non è stato facile rimuovere dalla mente il triste spettacolo di due meridionali e delle loro scorribande in tutto il mondo. Applauso alla forchetta! Credevamo di aver raggiunto il top del top, che non ci sarebbe stato niente sotto quel fondo. Due che hanno attinto a piene mani dai ricchi. E come striscia Mariolino. Flavio, se lo stai scappando, lo so quando è in box a casa mia. Fai un tolanino a 2,50. Con quale obiettivo? Inseguire missioni mai partorite da mente umana. Ma che sta lo stabilimento della fica? Dentro di noi si era fatto largo il pensiero, la speranza, che il futuro non ci avrebbe più posto davanti a questo supplizio. Ma dove fai l'occhio là dentro, metto la vasca? Non va. È mostro. Spingi, pa! Grande Paolo! Paolo! Ma chi cazzo ma chi te lo va a fare? Che non lo sapevo che sarebbe finita così. Che cos'è? Ma che sembra cos'è? Che c'è il tavolino del treno. C'è il tavolo, quello che si allunga. Pensate quando si caccia nell'Italo? Si allunga e puoi mangiare su. Pure sordi. Siamo venuti fin qua per toccare la mazza, Drogba. Eravamo riusciti a cancellare dalla memoria certe immagini che difficilmente si erano viste in televisione prima di allora. Si è spezzata la gamba, signore! Sta arrivando l'ambulanza, non si preoccupi, arriverà subito la sede a rotelle! Arriviamo l'ambulanza! Angela! Angela! Togliamo! Ma perché sti capelli, cioè Giovanni? Non mi chiamo Giovanni. Come ti chiedo? No. Perché fa così? Ma sempre? State facendo agitare. Basta! Se mi stessi la mano mi sono tutte cazzo! Invece no. Ti danno una qua! Dall'altri! Ti danno! Il futuro ci riserva ancora questo triste destino. Già, il futuro. Quel futuro è oggi. Sono tornati più carichi di prima e hanno partorito la madre di tutte le idiozie. Stavolta puntano verso la Spagna, dove tutto ebbe inizio. Ibiza!
a me c'è il mare, precisamente Puglia, dove nasci con la fame di vincere su tutto, magari non pagare. Vacanze, risto, disco e la fissa di viaggiare. Crediamo nell'amore, spaglianti per campare, con il sorriso al mondo anche quando gira male. Gira male. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. L'amore è da sempre il sentimento che suggella le passioni più alte e pure. Soprattutto se si pensa al cinema, alla musica, all'arte, alla letteratura. Le frecce di Cupido arrivano ovunque e sciolgono i cuori di qualunque individuo sulla faccia della terra. Ma no! Così no! Come siamo arrivati a questo? Un attimo, fatemi sedere prima. Due mononeuronici hanno un piano folle e sono partiti da Foggia per la Spagna per realizzarlo. Prima tappa, manco a dirlo, dove tutto ebbe inizio. Ibiza. Io pensavo fossero soltanto i drogati, i pastiti. Ibiza! Invece no. Ibiza ha una matrice storico-culturale importantissima. B. Che cazzo dice Ibiza? Ah, deficie. Ibiza stanno i bizantini. Tutti i bizantini hanno. Ed eccoli qui, con il solito outfit raffinatissimo. Questo è come quando volevi in India, che dici che parlano la stessa lingua, no? Che parli in dialetto. E con la solita imbarazzante ignoranza. I due, non appena arrivati, chiedono il supporto di un loro amico psicologo, in quei giorni in vacanza sull'isola. Questo qua ci può dare i consigli su come... Allora, io guardo là questo e sento a me. A me piacciono troppo i fezzi. Non ti capito? Ma tanto, poi ti piaceranno sempre i fezzi. Ma come funziona comitiva, ma fanno quattro salti in padella. Sì, quattro in padella, la festa so. Tonio, ciao, più di Dio. Dove stai? Una coscia ma quei pezzi. Per quel fatto... Babbo, un bacino. Così i due meridionali si mettono alla caccia di questo fantomatico Antonio. Tazenda, sfonda la luna dal mare. Quello dei Tazenda. Tutto il tempo si inverte te. Sfonda la luna dal monte. Ma quando mai? Che Pierangelo Berto, che si va a seggiare. Ma tu non pensi che cacco di moda? Ancora? E mollatelo. Non vedo, non vedo. Ti faccio vedere il tango, tu mi fai vedere il tanga. Ed eccolo, il principino. No. Gay friend, i fiori, i figli dei fiori, la risetta. Questo è più. Ah, vedi, tu devi fare. Così i due ministri delle pari opportunità preparano il loro piano astuto. Il mondo gay è una hobby, capito? Questo qua, come questo è un gay soul. Quindi ricca ma fa. Noi dobbiamo addentrarci nel mondo gay. Poi finalmente incontrano lo psicologo Antonio sul passo. Antonio! Antonio! Antonio abbraccia i vecchi amici affettuosamente, ma ancora non sa. Abbiamo avuto un'idea incredibile, guarda, ma contare. Tu che fai, sei un professionista, psicopico, anche... Perché io, cioè, c'ho un problema, non tanto a fa... Ma il problema a casa. Qual è il problema? Ma tu spieghi. Allora, infatti, qual è sto problema? Ma tu fai lo psicologo della moto. Arriva la panda, bisogna me la mutua. Quando ti prendi? Quando ti pappi? Non te lo dico. Ma fai come tutti gli altri dottori, tutto a nero. Ma come si permette? Ma dicere che abbiamo fatto... Ma basta! Antonio, noi andiamo, conosciamo tanti dottori. Vai e dici, quando è la visita? Dicono 100. Se vuoi la fattura... Io sono... No,
Ma addirittura a fare i nomi. Ma qua si va sul penale, allora. Tutti quanti vanno e dicono: quando è la visita? 100. Facciamo la fattura o no? Poi gli accennano del loro obiettivo, che sinceramente non ho ancora capito. Hanno detto che comunque il mondo gay, il mondo sì, gay, comanda. È un mondo che comanda. Ecco qua, la prima cazzata è servita. I gay soldo, ce l'hanno tutti i ricchioni, poi soprattutto sto fatto che non si può dire no, ricchioni. Perché i gay si offendono se dici ricchioni? È brutto come termine. Beh, è un dispregiativo. Perché? Ma perché dispregiativo? È un dispregiativo, perché la dizione corretta è omosessuale o gay. È come dire, la differenza che c'è tra puttana e prostituta. Il povero Antonio inizia la sua Mission Impossible. Cioè, se tu non vuoi essere discriminato, perché tu quanti non dobbiamo essere discriminati, però io a lui tipo glielo dico con ricchione, lui non si offende, lo tratto come un amico, quindi tecnica... Ma lui non è gay. Lascia perdere, Antò! Ho capito, è un uso diverso, sì. Non è rivolto ad una persona che è omosessuale, è un luogo comune, quello che per esempio tra eterosessuali ci si dica... Ma ancora! Tu pensi che sia un'offesa per il gay? Lo è. Certo, Tonio, ma loro non lo capiscono! Gay si nasce o si diventa? Dunque, sempre di più si sta affermando la teoria secondo la quale l'orientamento sessuale è determinato geneticamente. Poi, se messa in un contenitore che favorisce l'espressione, questa persona vivrà la sua omosessualità. Andò, questo è il sangue dall'orecchio, capito veramente un cazzo. E ci avevamo dubbi noi. Si nasce o si diventa? Si nasce. Si nasce. Oh, meglio. Mio zio, cioè, figli ricchi. Si dice ricchione a Dio. Scusa, Andò, mi viene spontaneo. Scusa, Andò. Cioè, fatto lì, quello per anni. Ha accuruta, ha mandato. Non mi rispondo più. L'ha mandato dal medico. Cosa? Posso dire una cosa? Devi starci chi destra, ma mumma, fateci una cosa. Io dico una cosa, dico a lui. Se uno parla di... non puoi dire non si dice ricchione, perché c'è la società li chiama così. Tonio è allibito. Se non è condanna no, finché la società li chiamerà così, il termine veicolerà i significati negativi e dispregiativi. Io ti faccio una domanda. Cioè, uno se gli dici, per esempio, un italiano. Se io ero eterosessuale. Se io dico a lui che è eterosessuale, dico... oh, a te, ratto di me, che ti piace la figa, non è un'offesa, capito? No, anzi, a te ti piace, anzi, la figa. Questo, piace la figa. In genere questo tipo di cose è stato, dalla società, è androcentrica, cioè no, un po' centrata sull'uomo, e per lui è una sorta di complimento. Eh sì, nella loro mentalità la parolaccia non è un'offesa. Ma perché mo te hai visto questo fatto? No, che perché io voglio essere libero, ti dice ricchione, senza non si può, cioè, ma no. Per me, perché non è un'offesa, dico ricchione a uno che... cioè, io ho ma tanto sì, rispetto. Ma, però sì. Ma la volete smette? Ci hanno detto, no, che comunque l'ambiente è un ambiente... Ma che si tocca? No, cosa? Col fatto che sono stati sempre discriminati, sono cresciuti con una voglia di dimostrare al mondo quello. E quindi si è fatta una casta tutta di bella ricca. Ma tu senti che cavolo va a pensare? Gli avvocati più forti sono gay. I commercialisti più forti sono gay. I registi sono gay. Siete un manuale dello stereotipo. Il povero Antonio è già stremato. Scusa una cosa, però questo vedo non vedo da questa parte. Mamma mia. Abbiamo cambiato italiana. Immediatamente argomento. Come ti chiamavano? Telepass. Cos'è? Quando passi tu si alza la sbarra. Amore mio. Ah, ora lo riconosco. Nonostante le distrazioni, i cagnacci non mollano la presa. C'è chi paura. È nato ricchione o è diventato ricchione? L'ambiente fa sì che questa, che è una potenzialità, possa esprimersi o no. Tu mi stai dicendo che esiste gente che vive una vita potrebbe non ammettendo alla società di essere chi? Ma sono pazzi? Sono quelli che vestiti può pigliarsi un pilastro dei travestiti. Il pilastro? Ma questo è pazzo! Però siccome c'ha le menne il travestito non si sentono più giustificati. Quello è il seno, tu parli di seno. Sì, vabbè, i menne. Il seno insomma, è più tipicamente qualcosa che ha già fatto un transessuale, quindi qualcuno che sta già facendo un percorso per diventare una donna. Antonio, com'è che tengo i mannuzzi e non sono... Io ce l'ho detto, ma come sì, non sono fatte con gli estrogeni. E cosa ho fatto? Qui patate in camaione tremato! Questa è giusta! Considerate che la omosessualità è stata tolta, come l'orientamento sessuale, dal DSM, che è la classificazione internazionale delle malattie mentali. Ma ci si può ravanare così mentre uno fa un discorso? Intorno al 78. Ah, erano pacci di chiuno prima. Sì. Oh mio Dio. Wow. Dopo la lezione, ad Antonio inizia a serpeggiare un dubbio. A voi. Mo. Qua.
ok, sto io psicologo e mi state parlando di questa cosa, orientamento gay e cose. Ma perché? Noi ci volevamo sposare. Cioè, come? No, no, ti spiego. Devi pigliare da retro. Allora noi non siamo. No, mi seguo. No, no, devo seguire. No, non è una cosa. No, mi devo seguire. Non ti dobbiamo dire niente. No, non ti dobbiamo dire niente. No, c'è la luce che ci piace. A noi piace. Per Tonio è davvero troppo. Vogliamo sposarci. Voi due etero? Io e lui. Siccome in Italia non si può fare, perché in Italia ti sposi, sei l'ultimo degli stronzi. Non hai diritti, non è, cioè, civilmente no, non arrivano i regali. Hai una serie di diritti. Sì, ho capito. Hai una serie di diritti. Sì, ma noi ce l'avremmo fatto anche in Italia, sinceramente. Però, però c'è un fatto, che se in Italia si sa, mia madre è canadese. Ah, tu quindi la vuoi fare qua? Certo. Alla Spagna. Ma veramente stanno a progettare sta cosa? Ma questi vaneggiano! La Spagna che mi ha detto, la Barcellona però mo ti dico, detto che tonno! In Italia non va! L'importante è che non si fa mamma! Dopo un preambolo si squarcia il velo di ignoranza. E noi facciamo soprattutto per avere i regali e per pagare meno tasse. Ah, cioè voi vorreste usare qualche cosa che la comunità omosessuale ha ottenuto dopo anni di battaglie, la vorreste strumentalizzare a vostro vantaggio? Strumentalizzare, moto? Cioè, sembra una cosa brutta come la si dice nel tono. È inaccettabile. Come ma siete degli animali. E ci hai messo un'ora per capirlo. Antonio però, mosso a compassione, gli racconta come funziona il matrimonio in Spagna. In Spagna hanno fatto una cosa molto importante, dicendo che il matrimonio può essere contratto da due persone che hanno la volontà e l'intenzione di farlo. Cioè, come si sposano maschi e femminilità? È uguale. E visto, è qua. E buttano il riso. Il riso lo buttano al matrimonio degli etero perché non ce n'hanno soldi, ma al matrimonio dei gay. Questa storia di Pepito! Pepito d'oro! Ma quando pensi che il peggio lo abbiano già dimostrato, un'ultima curiosità. Ma quelli che vanno con gli animali, per esempio? No, quella è la zoofilia, è una parafilia. Cioè, non come andare con i maschi. E no, ragazzi. No, ma se la mamma gli c'è il desiderio di andare col cavallo, ma è una additabile. Ed eccola l'offesa alla mamma. A mia madre non vuoi un cavallo, tu. Se lei la vive bene, io non me la sentirei di giudicarla, ma di fatto c'è una deviazione sessuale. Però perché questa è chiamata deviazione? Invece il maschio che va con il trans non è chiamata deviazione. Anto, ma pure tu che gli rispondi. Il maschio che va con un trans lo fa consapevolmente, e il trans pure. Ah, tu dici un l'abuso? Un uomo che abusa di una mucca. Però cavallo si addivertiva con la mano. Quanto degrado. Però andò su cavallo, com'è? Nonostante le tante scempiaggini, Antonio non riesce a capacitarsi della loro idea malsana. Il finto matrimonio gay. Ma non hai capito il motivo? Sì, ho capito, a sfruttare la situazione vi volete fare i soldi, una truffa. Ma se la chiami così ci stiamo offendendo. È una truffa. E come la deve chiamare? Noi se dovessimo fare i gay, come dobbiamo fare? Io qui sulle gay. Devo essere onesto e vi voglio molto bene. Ce la camminuti, ce la camminuti, cioè io devo fare un po' più così. Io cioè, conoscendovi, vi dico, voi non ce la farete mai. Ma secondo te mi vergogno a darci un bacio? No, no, non è un bacio. Non è quello. Non è il bacio. Devo vestire a zampa d'elefante, magliettine strette. Ragazzi, il vestito non è importante, la cammina, cioè, è la testa, è quello come mi sento. No, ma a me mi piace. Antonio, questi per i soldi se venterebbero di tutto. Cioè, ma l'omosessualità è nella natura di tutti gli esseri. No. Cioè no. Oh, mamma bionda. Oh, biondissima. Ecco, appunto. Se fai una notte con me, devi fare gli impacchi di Red Bull domani. Che gentleman. Italiana? Sì, no, quasi. Quasi? Ragazzi, andiamo, devo che ti manca un pezzo di cittadinanza? Ti voglio dare un cittadino primario, un sindaco? Rumena. Romania mia, Romania in fione. Quanta pochezza. Oh, sto facendo tutto il casino che stiamo parlando che amate andare gay e tu mi devi a me mi piacciono i femmini, che devo fare, Antonio? Per favore, ci devi aiutare, per forza, se non lo so, ti prego. Antonio, no, dai, no.
facciamo in questo modo. Chiamo una mia amica che tra l'altro è una persona interessantissima, una personalità incredibile, sta qui da tantissimi anni, ha conosciuto moltissimi omosessuali, vi dirà anche come sono cambiati i costumi, come sono cambiate le abitudini, cambiate le cose. Ci porti tu, ma la conosci? No. La conosco bene. Grazie, tu. Ma cosa ti volevo dire? E quando pensi che sia finita, un'altra deplorevole curiosità. Cioè, gli stanno i cani ricchiuni? Sì, sì. Gli uccelli che come si, non lo so, chiedilo a un veterinario. Ma sì che mo che ci pensi, te ne va la coppia i canà. I canarini? Sai, io aspettavo che facevano i cuccioletti, che va bene. I canarini non si sono mai accoppiati. Aveva un problema di infertilità la canarina. Anzi, mo che ci pensa, al canario maschi devo cose fastidio. Ma forse non era sterile la canarina. Ma che ci pensi, ne un canare ricchiano e non sapeva, capito? Niente, stiamo parlando di sottosviluppati. Però scusa, l'orso gay. Dai, cioè l'orso gay si poteva vedere. L'orso gay è qui. La bandiera rosa era gay, però. Non c'è. La bandiera rosa. Se non era che la bandiera rosa. La bandiera rosa era gay. Ma la vogliamo smettere o no? Ciao. A lui piacciono, tu che sei psicologo, a lui gli piacciono le ciotte, come devi fare la salute? Ognuno è libero di avere i gusti che vuole. Quella, se ti togli i tacchi, smetti Ariello che vengono a notte, se ma i due sono un pozzo senza fondo di idiozia. Tu sei a favore dell'adozione? Cioè, secondo te un bambino non ha bisogno della figura della mamma e del padre? No, sono i risultati di ricerche condotte su grossi campioni. Ma tu lo devi fare anche sulla gente normale, mica solo sui campioni, perché sti campioni magari è un'altra cosa. Secondo te il campione è un numero X di persone che rappresentano una data popolazione su cui si fa le ricerche. Avevo capito i campioni. Pure avevi pensato a Cristiano Ronaldo che ha adottato. No, vabbè, senza parole. Antonio prova solo pietà e decide di portare i due casi umani da Anna Maria, la regina di Ibiza. Get down on it. Get down on it. Come on. Ciao! Ciao Anna Maria! Ciao. Piacere, come stai? Piacere, come stai? Ci ha parlato benissimo di te, Tonio. I due boa iniziano con la loro morsa. Scusa, da quanti anni vive Ibiza? 34. Sono venuta in vacanza e ci sono rimasta perché mi sono guardata intorno e ho detto cavolo, cioè questa è casa mia. Sentivo questa energia che sprigionava la terra, mi guardavo intorno e dicevo ma che cosa succede qua? Davanti alla regina i due beoti sono interdetti. Ma tu che fai nella vita? Adesso sono PR, lavoro tutte le sere al bar Mona Lisa, poi al sabato lavoro per Bob Sinclair. Gli altri giorni lavoro al Pacià, a parte il mercoledì che faccio la Troia. Come faccio? Che sarebbe la Troia? Una festa. La Troia è un party storico di Ibiza, ignoranti! Troia con la Y. Ah, la Troia con la Y, non lo sapevo, sì, sì. Noi con la I normale è un'altra cosa. Antonio è spossato dalle loro bestialità. Sei sempre stata donna, tu? Io sono sempre stata donna. Etero oppure? Mi piacciono molto i gay. Il mio ultimo moroso, che fu 4.000 anni fa, era gay e poi dopo di lui, guarda, ho detto voglio essere felice e stare da sola. Cioè sei stata fidanzata con uno gay? Sì. E lui se era gay, come hai fatto a fidanzarsi? Si è innamorato, ragazzo, si è innamorato. Qualche residuo che era avanzato. Qualche rimasuglio, Antonio, qualche rimasuglio. Come la spieghi? Da psicologo, come la spieghi? Detto... Ma lasciatelo perdere! L'orientamento sessuale va su un continuo che dove c'è l'eterosessualità e l'omosessualità, ma in mezzo ci sono tutte le sfumature del grigio. Come la mazzetta dei colori. Esatto. Sì, sì, come la mazzetta dei colori. Ma tu queste te le metti per andare a ballare? Ci sei per Bob Sinclair, per... Si piglia il brasiliano e lo sai che mi sta cominciando a piacere questo momento. Questo qua, qualche cosa la tenere, guarda, io lo so qua, ecco perché il madre non è una chimera. Anna Maria, ma l'ultima volta che hai... Cioè, mo continui andando tanto a schiacciare. Cioè. Ma come cazzo si permettono? Come? Via, via, spiritualità ragazzi, spiritualità. E infatti io medito tutti i giorni, giorno al mio orenghecchio. Com'è? La mia orenghecchio, la mia orenghecchio. È una meditazione, lei fa la meditazione buddista. Com'è che fa? Nam mio orenghecchio, nam mio orenghecchio, nam mio orenghecchio, nam mio orenghecchio e così via. Quando è di? Davanti al serissimo mantra buddista, i due mentecatti danno sfoggio della loro terza media serale. Sei buddista? Sono buddista.
come Roberto Bacci. Per le loro menti grette, l'unico riferimento al buddismo è Roberto Baggio. Senti, ma raccontaci qualche aneddoto, bello aneddoto degli anni belli di Ibiza. Ma questo uso delle droghe chimiche a catena, pasticche, secondo te ha rovinato l'isola oppure no? Ma Ibiza, più che altro avrà rovinato dei fegati. Non mi dire che tu non hai mai... Mamma mia! Mai? Come no, sì, sempre. Ti hai fatto tutto quello? Ancora lo fa? No. Da quando è che non ti droghi più? Sono 4 anni proprio che ne bevo, ne mi faccio niente, sono diventata una storia da discoteca. Scusate, tu ti sei drogata fino ai 50 anni. 50? Ma secondo me qualche dimensione non si vede. Beh, stavolta mi sento di dargli ragione. Qua non so se ti ha accennato, Tony, il fatto che ci stiamo sposando qua. Ah, bravi! Ci vogliamo sposare perché vogliamo i soldi dei regali dei parenti di me. Hai capito? Ah, oh, fatelo, in tante coppie etero lo fanno. Hai visto? Hai visto? L'apertura. L'apertura mentale di Anna Maria, brava Anna Maria. Anna Maria, l'apertura dell'apertura. Così si fa. Quindi noi ci possiamo sposare tranquillamente. E sposatevi. Senti, ma com'è? Ma noi, per essere adesso, vogliamo invitare Bob Sinclair al nostro matrimonio. Come? Vogliono Bob Sinclair al matrimonio? Però lui deve credere che noi veramente siamo omosessuali. Manca qualcosa, è vero, secondo te? I neuroni ve mancano! Ma tu ci puoi dare una mano a consigliarci? Ma certo, per andarvi a comprare i vostri cappini. Tu sei la regina di Ibiza. Tu sei la regina. La regina di Ibiza. Com'è il fatto del fatto che hai detto prima che ci rilassiamo? Com'è? Che fa? Così, dopo aver abbassato ancora l'asticella dell'ignoranza, si congedano con una perla. Cioè, ma tu ti spogli ancora davanti a tutti? Quando... Cioè, vai nudo con le menne di fuori? Sì, quando faccio gli spettacoli per la Troia, sì, non mi importa. E poi ce le faresti vedere anche a noi adesso? No. Ma sono impazziti? La mistica Anna Maria rimane basita davanti a tanto orrore e tutto precipita. Andiamo. Non vi presento più nessuno. Antonio è fuori di sé. Cioè, io ho perso 2 ore di vacanza dedicata a voi. Arrivate qua, amica mia carissima, vi dice: io gay, conosco tutti i gay. Voi che fate? Usate il termine ricchione. Ci vogliamo sposare. E vogliamo sfruttare la situazione per rubarci i regali. E siamo passati da prendere la pericura sulla meditazione trascendentale al facci vedere le tette. Ragazzi. Vi ho fatto un grande regalo. Ma noi abbiamo bisogno di te per capire. Lo psicologo ha mai una bandiera bianca. È troppo. Antonio! Sì. Tonio li ha abbandonati, ma i due non domi? Ce ne fregano di Antonio, l'importante. Ecco. Io scusa, ho usato di più, ma com'è? Vabbè, ma quello è enorme, mo ci dobbiamo concentrare sul matrimonio. Le due bestie però, impermeabili alle figure di merda, hanno un obiettivo nel mirino per quella sera. La Troia. La Troia è il nome del party più trasgressivo e folle di tutta Ibiza. Una serata gay all'insegna della libertà sessuale, conosciuta in tutto il mondo come la madre di tutte le feste. Il padrone di casa è il mitico Baby Marcelo, icona gay e vera e propria diva internazionale, che ha lavorato come performer con personaggi del calibro di Franco Zeffirelli, Mauro Bolognini, Lindsay Kemp e Kylie Minogue. Poi dici che a mamma te ne la pensi nei pizza, ma... Ecco qua! La Troia stanno in un sacco di femmine qua. Qua stanno un po' di... A pagamento. No. Pino, ma è sicuro che stanno in femmine qua? Una delle due Bertucce non ha compreso benissimo la particolarità di quel party. Oh, vengono da 5 persone, 5, tutte e 5. Il dubbio inizia a serpeggiare, sino a quando... Innamorato ma di tuo marito, del marito di
Quando me porto, tu! Me porto! Ed è proprio in certe occasioni che mostrano la loro apertura mentale. Sei femmino, Massa. Parti scatena reazioni inaspettate. Ma dov'è purtroppo? Non ti dico lo scappio! Hai vinto! Un italiano vero. Ma dov'è purtroppo? Non ti dico lo scappio! Hai vinto! E che? Invasato! No, ti darò la vita! Ma che ci spusò, ma riprisò! Nonostante il miraggio dei soldi, uno dei due è ancora scettico e si guarda intorno guardingo. Il tempo passa, ma al contrario dell'altro, uno dei due non sembra sciogliersi. Dovremmo cercare di fare come fanno loro. Pure sono sul collo, qui già fa. Io da dietro, stai tranquillo. Che senti? Sta funzionando, sì. Ma perché mi ha fatto un male? Ah, oh, vedi, mica c'è niente di male. Dov'è? Ma non c'è, no! La serata si scalda e mentre uno è completamente in trance, l'altro sembra man mano cedere. Sparto culo, ti sfruscio sul culo mio, normale. Parto qua, non lo so, non mi sento a mio agio, mio. Ti sta facendo male? No, no. È tutto all'inizio, poi ti abbini, vedi come sono felice. Ma ti bacio. Eh sì, sì, si baciano. Quindi, che male c'è? È normale, oh! E mo è bello perché è vario, capito? La diversità, tutti buttano dei gusti, eh? Che cazzo vuol dire? Sono tutte persone normali che vivono il sesso come meglio credono. A te se piace la cuccola. E a me non piace la credo. Oh, stiamo parlando sempre di due cretini, eh? Il concetto tuo di base è anche giusto, ma noi non siamo abituati. Capi, appoggia, non è che tu li vedi per strada che si fai. Cioè, l'imbarazzo tuo è giustificato, però non per questo lei discriminerà, o no? Ma quindi dici che è normale che si fai? È normale, sì, perché sei tu che non li vedi. È solo una questione d'abitudine, se li vedi oggi, li vedi tu, ti abiti e quella è la normalità. Anzi, la normale sei tu che non lo fai. Ad un certo punto fa il suo ingresso sul palco la regina, Sua Maestà Anna Maria. Ah, proprio così. No, non è possibile. Hai capito, ad Anna Maria? Ma se possono mandarsi scene in TV? Anna Maria! Questa è Anna Maria! Avevo detto che era che uscivo! Anna Maria, ma che cazzo stai facendo che devi andare? La serata continua all'insegna della trasgressione, sino al momento clou. Troia! Troia! L'ingresso del padrone della Troia. Baby Marcello. Davanti allo show, i due foggiani non riescono a star fermi e fanno invasione sul palco. Ma non ci hanno accorto bene! Perché? Io dico, perché? Ovviamente, dopo l'incredulità iniziale, i due si fanno prendere la mano e vengono invitati dalla sicurezza ad allontanarsi. No, non abbiamo fatto niente! Cacciati, miseramente, anche qui. Ma che ne saci, c'è il cacciato? Eravamo amici! Siamo
mi sembra curta le orecchie. Ma che te tocchi? Altro che outing. Ma qualcosa ha incuriosito il mitico Baby Marcello, che vuole incontrarli nel backstage. Ma il tuo nome vero è Marcello? Sì. Andiamo. Però qua mi chiamo Baby Marcello. Dove sei? Dove sei? Ci ti dici. A Bari. La Paris. Ah, Baby Marcello è The Bari? Ma com'è che gli italiani comandano da tutto il mondo? Secondo te che già abbiamo in più? Amore, ci abbiamo quella marcia in più. Il nostro c'è te, Marcello. Marcello, Marcello, da là il cambio. Ed eccolo il conte. Di? Papà, sei qua. Come? Tu ti guadagnassi a fare, sì. No, una merda. Sono famosa, ma la poraccia. Ah, infatti mia nonna dice ci vuole la fortuna pure a fare zoppo. Sai cos'è? Sono troia, ma non puttana. La troia è quello che lo fa più piacere. La puttana perché... A pagamento. Ma non mi dire che non sei mai andato a pagamento con nessuno. Ma perché si prendono confidenza con tutti? No, mai. A me il sesso non deve essere spontaneo, non può essere pagamento. Io mi devo rivolgere, nel senso. Come vuoi? Maschino o femminile? No, non ho sesso. Cioè, sono. Te fatture raschiamento. Raschiamento? Ma che c'entra? Io non ce la faccio più! Non ce la faccio! Sei mai stato fidanzato? No. Mai nella vita? No, perché il mio karma, sai cos'è il karma, no? Quello ci vuole la karma e sangue freddo. Sì, è proprio quello il karma. Ignorante. Sono nato o nata per essere individualista, quindi per vivere e non darmi a nessuno. Cioè, darmi ma nel momento. Non ti manca il fatto di non essere genitore. Ognuno nella vita ha il suo programma, il suo karma. E il mio probabilmente non è quello. Mi piace il senso dell'educazione, quello che puoi dare. Però non mi appartiene a me personalmente come persona. Marcello si rivolge a loro come se fossero esseri umani. Anche oggi come oggi possono essere le coppie gay che vogliono avere dei bambini. E tu sei d'accordo? Nella loro... Perché no? Oggi come oggi esistono tante cose, esistono gli antibiotici, che prima non esistevano. Cioè, se tu sei per l'evoluzione, sei per l'evoluzione in tutto e per tutto, no? Così, mentre il discorso prende una piega inaspettata, per i due scimpanzé arriva una sorpresa. Luca Tommassini! Luca Tommassini è probabilmente il ballerino e coreografo italiano più conosciuto al mondo. In gioventù, oltre a tante presenze in TV in Italia, ha fatto parte del corpo di ballo di Madonna e si è esibito con star internazionali come Diana Ross durante il Super Bowl del 1996, Prince, Whitney Houston e Michael Jackson. È stato direttore artistico di X Factor e attualmente, oltre a collaborare con numerose star come Ramazzotti, Mengoni, Elisa, è il nuovo direttore artistico di Amici. Ma tu sei un mito! No, sto vedendo come siete vestiti. Ah no, t'avevo visto che ti ero un po' fermato. Portate rispetto. Perché? Davanti è. Vabbè, no, la zoccola e la troia. Che... Appunto, qualcuno ha parlato di rispetto? Ma tu c'è da picco a Bari, per esempio, se sei cresciuto a Bari. Quando ti cominciavano a dire per strada, ricche, quelle cose là, come reagiva la famiglia? Come reagiva? No, la famiglia non reagiva, io dicevo che non era vero. Cioè, mi piace la banana, però. Baby Marcello prova a portare il discorso al loro livello. Ma secondo te esistono ancora le persone che occultano il fatto di essere omosessuale per fare piacere magari alla famiglia, alla al paese? Non è che occultano per far piacere, è che non hanno gli strumenti per poterlo dire, insomma, non hanno la possibilità di dirlo, insomma, è molto difficile. Io pure sono stato vittima di bullismo perché facevo danza da bambino, ho iniziato a 9 anni, quindi nella zona dove sono cresciuto era normale fare bullismo, purtroppo. Addirittura contro le donne. Era normale fare bullismo? Il bullismo non è picchiare, il bullismo è... E la violenza psicologica che tu fai sulle persone. E secondo me le famiglie dovrebbero educare i propri figli e loro stessi si dovrebbero educare a rispettare il prossimo, perché siamo davanti agli occhi di Dio, fra virgolette, siamo unici tutti. Quindi la discriminazione secondo voi sta nell'educazione che si riceve a casa? Assolutamente. È l'unico modo per curare questo problema. Le due bestie sembrano essersi ammansite. Io se voglio abbattere le barriere, no, io devo avere la possibilità di dire a un mio amico che anche scherzando sono ricchione. Lui dice io sono ricchione. Ma scherzando. Guarda che io ad esempio la leggerezza è molto. Se io ti dico a te ricchione e tu mi dici me chiamo ricchione, a me non me ne frega niente. Se quello che ti chiama ricchione è impotente. Ancora con sto fatto e basta. La maggior parte delle persone pensano che se un bambino nasce con due figli, con due papà maschi, subisca i deviazioni.
Io so che ce l'ho solo con mia madre, che mio padre non ce l'ha mai. Ma l'importante è che ci sia amore. Io penso che l'amore è la cosa che ti può educare. Ma l'amore e l'educazione è la base di tutto. Saper educare la gente alla diversità, ognuno è unico. Sono dei falsi luoghi comuni, che gli omosessuali sono tutti, hanno tutta l'AIDS. Sembra accadere il miracolo. I due provano ad usare il cervello ancora in celofanato. C'è il problema là? Certo. Che non appartiene agli omosessuali. Il problema dell'AIDS comunque in Italia è stato superato dagli eterosessuali. Sono più gli eterosessuali che hanno l'AIDS che i gay, quindi è anche non corretto. Questa è un'altra cosa. Questo luogo comune crea dei problemi, perché gli eterosessuali non si proteggono quando fanno sesso. Così finalmente accennano a loro lo scopiano. Il mondo gay comunque è un bel mondo, oramai i gay comandano il mondo. Cioè comunque stanno tutto scaffati. Questo è razzismo pure. Com'è? Lui direttore della band di mia mamma è gay. Essere umano. Cioè, è quello che è. Perché noi come dobbiamo fare se ci vogliamo sposare io con lui? Noi abbiamo ancora il concetto che giù non lo possono sapere che noi ci sposiamo. Se no mia madre, come cazzo è nascito? Ma perché ti devi sposare? Per i soldi, dei regali. Provano la sfacciataggine di parlare del loro progetto davanti a due illustri personaggi. Questa è, secondo me è una genialata, lui, perché abbiamo tutti amici. È una truffa, non una genialata. Tieni una coreografia che hai buttato, che potevamo fare la domenica a ballare. Sì, sì, sì. Una coreografia. No, una bella coreografia. Che quando no, a me quando mi mettono un bondeghe muoio, quella là, cioè io faccio sempre un passetto, lo là così, vedi, faccio così un passetto. Ma che cos'è? Un passetto nuovo, andiamo in un passetto. Vuoi venire a fare i balli di gruppo al matrimonio da noi? Vieni a fare i balli di gruppo da noi! Guardateli come si stanno prostrando! Guardateli! Ti prego, un passetto. Che uno dice, chi sta a fare i balli di gruppo? Ciro! Ciro, che man fa che Ciro? Quest'anno viene Luca Tommaseno! Mamma, quanto è solo! Tu a fare un spettacolo, ma che pensi? E Luca Tommaseno a fare i balli di gruppo? E chi ci fermo anch'io, Luca? Ma magari ve ferma la polizia! Ma siamo arrivati con tutto un altro concetto, non lo sai che ci avete un po' cambiato le cose? Vedi che torni in Italia ricchione pure tu. Questo non lo so, però ricchione. Ma no, sembrava quasi umano. Ma prima di congedarsi c'è da qualche cosa da solda per me. Assa. Come va, c'è Tommaseno? Fammi a voi, a piacere. A piacere tu, come ti siete da fare? A piacere, per dare questi bocca a lui. A piacere Tommaseno. A piacere Tommaseno. Ho dimenticato la borsetta. Ciao, Luca, sei l'orgoglio italiano. Tu sei l'orgoglio italiano. È stato un piacere anche lei. Tu sei un numero di da una fighino. Non lo ha detto veramente, vero? Così possono permettersi un albergo in centro e riflettere con pacatezza e distacco sul loro piano. Questa è un'idea da me. Io voglio solo immaginare se avevo una fotografia a Foggia a casa. Papà non può più andare a lavorare. Ma te, tu mi... Possibile che non capisci questo qua? Ma guarda me così, cioè... Dove faccio? Tu col quadro, appena il pomo andai... Sto scherzando, ma tu lo trovi? Ma che facile? Ma parli di qua, eh? Dai, quasi esagerato, scemo. Questo oggetto. Guzzo. Te sta fermo. Ti do, eh. State fermo. Ti togli il dito. Non ne ho un dito. Così, dopo aver messo in discussione l'evoluzione umana, cala il sipario sulla notte ibizenca. In vista di una nuova giornata fatta di profondi cambiamenti. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta con le gela de mi amor. Sembra belli bizzi, io da dire. Ma qua sta il sole tutto l'anno, è bello. Ma che cazzo la si fa che non ti devo lì? Vabbè no, che vedo un po' di tempo che mi ha messo un deodorante. Ma lavarsi mai? Altro che deodorante! Ma che sta a fare? Se sta a spruzzare il deodorante senza comprarlo! No, è per... No, è per
pagas, porque no se puede poner. Che figura di merda! Hai fatto sgamare un uscello. E si uscello! La signora indispettita lo obbliga a comprarlo. Ah, hai capito perché mi ha sgamuto? Stava una telecamera. Ma sti basso. Le telecamere hanno rovinato il mondo. Che una facilità. Eh sì, ora il problema non è l'inciviltà, sono le telecamere. 8,90 euro, dei baroni erano di questi. Ma che il tendi tu, che cioè, non si può manco più provoco, ma che male, che arroganza. Ah, la sua? Voi no? Cioè, io non puoi obbligarmi, io l'ho provato. La maleducazione è una brutta bella, è uno schifo. È una mancanza di accoglienza, che sono diverso rispetto a me. La gomma calciata al volo, esisterà un fondo allo sfacelo? Cioè, la stagione qua è molto più lunga. E comunque non ci stanno gli italiani che arruinano, capì? Stiamo parlando della civiltà di un barbaro. Aspetta, educazione. Non è da scuola? Non è, sì, è biodegradato. Ma sì, pure lui! Ah, ciao, mamma, è come sei bella tatuatella. Lo vogliamo puncicare un po' con l'aghetto, ti faccio sentire poco dolore. Ecco, appunto. Oddio. Ma la malsana idea del matrimonio gay è ancora viva. Dobbiamo essere gay a tutti gli effetti. Ma tu vesti veramente da gay? Appariscente, però sempre che rispetti. E capito? Come si vesti un gay? Ci vuole una cosa più estrogena, capito? Più che? Estrogena. Un po', sei tipo questo. È gay abbastanza? No, questo è acido. Have you something to dress gay? Ma la gente gli risponde pure. Because we want to make gay. We want to make gay? Più avanti. Più avanti è il negozio di ricchioni. Ma la volete smettere o no? Ricchioni? Sì. Quanti luoghi comuni? Sanno proprio i negozi per loro, capisci? I gay c'hanno la pasta per loro, l'acqua per loro. Come è con Jimmy che c'è lì? Eh? Sì. Niente, si va oltre l'offesa ormai. Qui sono bello, ma quanto è bello questo. Che non si vede un cazzo. Cioè, che non si vede un cazzo comunque non va nemmeno bene per i gay. Io ti vedo. Io non vedo niente. Noi purtroppo vi vediamo. La storia. Siamo qua vestiti da cavalle, a Ibiza, si capisce? Questa è mica va! Senza freni. This is a shop for gay. For all. Ma, for me non dice for gay, well. For gay. Sorry, but if we want to buy something for gay. Something for gay. Gay, it's with cola, una cosa che ti fa camminare un po' così, capito? E così, dopo aver fatto sprofondare il tricolore all'estero, sono pronti con un nuovo sobrissimo look. Ah? Ma che schifo! Provo solamente tanta pena. Ma non è che è troppo? Ma che è troppo? Se ci ha mai sposato, abbiamo per forza essere. E non puoi scendere, tribù. Mo si crede, mo sei un perfetto gay. Avevo una fotografia a casa che sto vestito così. Si preoccupano di fare brutte figure? È una novità. Sotto il sole. C'ho un ricchione, quasi lo prendo. Deficienti, l'ho già detto. Faccia schiaffi. Sopra il culo, quasi lo prendo. Niente, senza il minimo decoro. Sotto il sole, direzione, quasi mi prendo. E non ci penso più. Faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo. Come se fossero te. Sì, meglio no. La camminata deve essere più lenta. Lupa, che se puoi, sì. Possiamo anche un po' sculettare, ma leggermente. Ma perché... devo incrociare? Sì, Lupa, che puoi. Ma fai come faccio io. Poi è importante, se mai ci dovessero chiedere salita in macchina, come si sale in macchina così? Ma a cosa siamo costretti ad assistere? A cosa? No, è un amico. È mio marito. Mi siamo ricchioni, ancora penso che si muove veramente. L'italiano, se non che parlava italiano. Ma veramente si chiede pregiudizio però, Smollati, lasciati andare. Quindi camminare così anche. Dammi. Vieni qua, tranquillo. Ma come i fidanzati? Vai, va tranquillo, cambia anche il tono della voce, sembra. Come i fidanzati. Oh, vedi che dice me. E che è troppo. Saluta. Tu saluta sempre. Ma tu come fai a sapere tutti sti fa? Ma che deve essere naturale a te? Sta a venire il dubbio pure a me. Vedo. Cioè, forse è così, non è che sono sicuro. Ma ti non ho talento, ma sa. Ciao!
Ma cosa vi salutate? Che bella maglia a quadrettini. Ma mi metto un righello. Cambia l'orientamento sessuale, ma la testa resta sempre quella. Ciao. Viaggio di nozze. Per capire. Previaggio di nozze, per capire come funziona il mondo. Movimento il bacino, mi piace. Va bene. Vado. Va bene. A Peroni, a Peroni. Ma che è? Ma che è? Tu batti. E Vito? Ma quanto? Ma questo mi è stato tutto a dire. Ma che è? È un'epidemia, bacino. Non è ancora entrato perfettamente nella parte. Un po' di femminilità, Dave. Femminilità! Ma che tu sei stato un tuo personale? Sono sgorbuto di pregiudizio quando mi stanno sbavo cazzo. Ti saluto uno che non lo saluti mai. Ti saluto una femmina e te la saluti. Sto fatto un nuovo supporto. Dai! Ma stai male, cioè, veramente. Io capisco davanti alle persone, ma anche quando stiamo da soli io e te. Mi dica la verità. Per quale motivo? Perché comunque siamo gay friend. Noi siamo gay. Sei chi destra, sì. Intorno a loro il gelo. Taxi! Amico! Taxi! È libero? It's free? Così i due si mettono in viaggio verso un nuovo pollo da spennare. E chi sarà il prossimo sponsor del loro progetto gay friendly? Un italiano vero. È libero? It's free? I due si mettono in viaggio verso un nuovo pollo da spennare. E chi sarà il prossimo sponsor del loro progetto gay friendly? Sei sicuro che è qua? Aggimi sta storia! Si è taggato qua, bicciao! E quello là di spallo. Uè! Usted! Stefano! Ma è Stefano De Martino! Stefano De Martino è sicuramente uno dei ballerini italiani più amati. Inizia a ballare sin da bambino. Nel 2009 partecipa ad Amici e vince un contratto con la Complexions Contemporary Ballet. È diventato con gli anni un volto amatissimo dal pubblico. Non a caso è stato scelto come inviato per l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Stefano è stato protagonista assoluto del gossip, da quando, dopo il fidanzamento con la cantante Emma Marrone, ha intrapreso una lunga relazione, durata più di 3 anni, con la bellissima showgirl Belén Rodríguez, tanto da arrivare a sposarla e ad avere un figlio con lei, Santiago, fino ad arrivare ad una chiacchieratissima separazione. Ora! Quanto si beve? Ma perché siete così eleganti? Bello, 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 bello. Che fai? Il povero Stefano sa che contraddirli non servirà a nulla e cerca almeno un luogo meno in vista. Non ti sente? Margherita, Negroni o altro cosa? Negroni. Negroni è razzista, Neroni. Che burlone! Due mojito e una margarita. Vale, perfetto. Oh, da magna, amico! Stuzzicà, no shell, no shell. No shells? Ma imparare la lingua mai? I due parassiti vanno subito al dunque. Noi praticamente vogliamo sposarci qua, in Spagna. Tu mi insegni che comunque sei stato sempre vicino al mondo gay, tu. Certo. Stanno i soldi, no? Sicuro. Stefano li asseconda, ma per loro il richiamo del gossip è troppo forte. Cioè, a tuo matrimonio, quando ti sposi che bella, quanta gente stava? Troppo. A nero, infatti, busta. A nero, i parenti da Napoli, i soldi a nero, basta. Una cosa, sì. La mossa era questa, auguri, ma prima non la giacca. E stava a e mi mettevano. A un certo punto giravo c'avevo stupito capito, stavo così, tutto bene. Dopo 2, 3, 4, 5, 6 bicchieri di vino, poggio la giacca sulla. Ve lo giuro, poggio la giacca sulla sedia, sono andato a ballare, mezz'ora sono tornato, non ho trovato più un euro. Non ci credo. A ste, però pure tu!
Ti stupo, stai, ma tutto tutto, no, la lasagna a casa là, ma poi sei scemo. Oh, Baleno, quando sei andato a casa spacca tu un culo. Devi scemo, che fiducia. È lì che sei inclinato il rapporto, è là che avete avuto i primi provati. Ma chi cazzo mi ha espulso questo dopo? Questo è Rusto 1. Una volta visto un pertugio, i due invadenti ci si buttano a capofitto. Gli chiederemo mai com'è a letto Baleno, anche perché Andrea è un amico. Sì, poi mamma di famiglia. È una mamma di famiglia, tuo figlio. Ma la domanda è, Emma com'è? Boh, ha letto. Cavallo. Ma il concetto di decenza? No, ragazzi, non c'è abbastanza soldi per gli avvocati. Di solito, quando uno si lascia con la ex, fa sempre richiamino. Oh, l'hai fatta bella carica o no? Ah, che le mettete un po' di alcol e poi tutta. Oh, capite che diceva, ste? Il richiamino? Tutte quanti danno il richiamino alla ex. Ogni tanto mandano un messaggio quando stai ubriaco, verso i tre e mezzi, i quattro. Una ex risponde e ci a piazza. Allora, tu non lo puoi fare. No, non si può fare. E così, dopo aver scandagliato un po' di fatti di Stefano, si torna a pensare alla loro missione. Oh, ma comunque tu hai fatto sei un icona gay, com'è sto papà? Io sono icona gay? Sì, tutti i gay, no, cioè tutti tu, ti adorano a te. Sanno dei gay, sanno dei gay, se proprio se toccano se va la faccia a due. Pettorale tuo è importante. Ma secondo me non è una questione di pettorale, tu dici una questione di pettorale. No, ah, ho capito che ha avuto tu, basta. Perché si è sparsa sta voce. È vero. No, ma stanno in fotografia che tiene un picchettone. È vero? Il picchettone. Ma non stava alludendo a quello. Ti la ammazza, so. Di la verità, stai messo mazza. Bene. Ti la ammazza. Sì, se no Belen, ma mo che stavo qui. No, perché Belen mi piace la mazza. A chi di più? Perché a mamma ti piace la mazza. Ed eccola, puntualissima l'offesa alla mamma. Ma non so problema mio, perché prendo. Dite che la punti non gira te. Hai se esce scritto solo quando piove, quando piove subito, ma c'è Marughella che esce. Vista la disponibilità di Stefano, i due meschini ci tengono a parlargli di Andrea Iannone. Ma l'hai vista Andrea, mo? Cioè, non è cambiato, non è che è bella una già sa te fir. Ma pure tu devi fatti i recchi. Sì, è vero, sei dei recchi, certo. Cioè, come ma funziona? Tutto da capo mi sono fatto io. Ma io mi sono fatto io, toglio le mani. Ma da chi è che hai? Da Giacomo U. Tu ne hai da Giacomo U, tu ne hai da Gesù Cristo. Io peggio un uomo. Per una volta sono d'accordo, ma nelle loro micromenti riecheggia solo un nome, Belen. Ma perché vi siete lasciati? Mia madre non si fa capace. Io quei giorni là, mamma, che succede? Ah, passa che te manca di sale, che no, tengo i panzini, che succede? No, fatto che Stefano. Aspetti che capito? Un fratello mio che si era lasciato con la moglie, invece. Beh, ma perché? Eri proprio uno di famiglia, capito? Ah, la passione per il gossip è di famiglia! Molte volte, diciamo, col tempo si scopre che il carattere magari dell'altro non sposa il tuo. E piuttosto che stare insieme male si decide di stare. Ma anche perché sa che Belen non deve essere facile con i paparazzi che ti aspettano tutti i giorni sotto a casa. No, perché di base pure io ho scelto di fare questo mestiere, quindi comunque è un po' il rovescio della medaglia. Se io facessi, non lo so, l'avvocato, ti potrei dire stare con una persona. Ma l'avvocato non dopo io a fare se io fossi un professionista, magari, capito? Per dire. Segretaria a scuola, ho il bidello. Dici, magari mi scoccia il fatto che ci sono i fotografi. Io voglio vedere la faccia di quei genitori quando gli hai detto, mamma, gli ho fidanzato che Belen, mi sono fidanzato. Il tema Belen l'avranno esaurito? Ma quando mai? Tuo padre che ha detto? Era un poco preoccupato, sinceramente. Poi l'ha conosciuta. Ha visto che la facciuga. Se ci avevi fatto una botta per papà. Ma tutti come loro devono ragionare. Ragionare, oddio. Secondo te è giusto che un bambino deve stare sempre di più con la mamma? È una legge sbagliata? Secondo te che cosa c'è? La legge è sbagliatissima, perché secondo la legge io dovrei vedere mio figlio due weekend al mese, mo, dico io. Ma tu in quattro giorni al mese che educazione puoi dare a tuo figlio? Certo. Che tipo di affetto gli puoi dare? Che tipo di presenza gli puoi dare? È ingiusta come cosa. Cioè, nel senso, secondo me i padri separati non sono abbastanza tutelati dalla legge. Alla fine, quando due persone non stanno più insieme e una delle due, tra virgolette, pone dei limiti sulla frequentazione del figlio, il dispetto non lo fa mai all'altro genitore, lo fa sempre al bambino. E infatti è quello che non capiscono certi bastardi. Ma quello è il fatto. A parte il fatto che se a me non mi facessero vedere mio figlio, penso che mi sarebbe proprio il crimine. Possibile siano così attenti e sensibili? E portate altri. Africa! E portate le lucette! Ah, dicevo io! Olive, Nocel, pizza, forit, fa tu. Tu comunque facendo il ballerino, no? Tutti quanti pensavano che eri gay da piccolo, o no? Quando ero piccolo sì, mi rompevano tanto, perché
Da noi lo sai che se non vai a scuola calcio, figurati se vai a danza. E quando pensi che il loro livello d'attenzione sia al massimo, era una cosa che non esisteva. Gabbino, gabbino, agnacci. Ma una volta più gabbino con un zucco. Guarda culo. Marco, stai cantando a testa. Pensa agli animalisti come sono contenti. Sabbiani, piccione e zanzara, gli animalisti pure ce l'hanno sul cazzo. Ma quando mai? Ma perché si inventano le cose? Secondo te un giorno finirà? Sta già finendo. Tu, io ti dico, una città del sud come Napoli è molto più aperta di prima. Stiamo andando verso la giusta direzione. Ed è per questo motivo che io gli ho detto, noi facciamo un bel matrimonio, ci sposiamo. A livello di regali, ma così, cioè noi facciamo un matrimonio, innanzitutto invito a te. Che ci fa per forza il Baldegru. Uffo, già va bene, andate, Stefano De Martino, tutto sudato, spacco da merda, da qua fai il Baldegru pure. Ancora con questi balli di gruppo? Non vi vuole nessuno! Ed è a stomaco pieno che regalano le migliori intuizioni. Se i game cominciassero a offendersi un po' meno, cioè non rendono impotenti chi li offende. Ma sì, sicuramente, perché io ti dico una cosa. Una volta sono andato in un evento, era a ridosso del Gay Pride, e io gli ho chiesto, che succede? Bello, sto chiedendo, ma fa niente. Fuori tu, mi dai questo? Perché te li deve regalare? Perché? Secondo te, perché? Come la pensi sul Gay Pride? Che secondo me non c'è più bisogno di fare Gay Pride. Perché dobbiamo ancora rimarcare il fatto che loro sono... Ma loro sono liberi, di fare quello che vuoi. Ecco, vedi, quello dico io. Ma non è che noi facciamo l'organizzata tutti i maschi per la figa. L'Hetero Pride. L'Hetero Pride. A me non piace un shot. Ci piace la figa. Questa figa a me non è così. Abbiamo capito. Ci piace un shot. Ancora. E viva il giallo! E basta. Poi magari sarà pure impopolare come cosa, però io credo che non fare il Gay Pride sia rendere tutto più naturale. Perché dobbiamo manifestare? Sì, ma se lo faccio... Oh, ciao, il giallo è bello! Quanto squallore! Ciao, bebè! Potranno mai congedarsi così? Se ce ne fa l'ultimo piacere. Ah, dicevo io! C'è un amico, Luciano Zichella, che si è aperta la scuola di ballo. Si chiama Pianeta Salsa. Ce fa pubblicità? Ma ve pare che Stefano De Martino ve fa la pubblicità di Pianeta Salsa a Foggia? Dai! Suavemente, besame, che quiero sentir... No, vabbè, non ci credo. Sono Stefano De Martino, vi aspetto da Luciano Zichella, Pianeta Salsa. Ragazzi, non mancate, stiamo riaprendo i corsi. Salsa, merengue, baciata, tutto a 35 euro. Un reggaeton! Anche il reggaeton! Quanto costa l'iscrizione, Stefano? Niente, l'iscrizione gratuita è no, 35 euro! 35 euro! Pianeta Salsa! Pianeta il Salsa! Migliore. Pianeta Salsa! È il migliore! Se sei uscito contento a figo questa qua. Babbo, se... E quando pensi che abbiano terminato le minchiate? Mi fa un regalo a me. E che boh? Mi fa una presa. E te? Va. Ma sì, la presa! E c'ha giusto se ci facendo una presa! Ricchio! Vado! Basta! Come questa volta! E chi è? Dirty Dancing! Ma a me che è una caldura! Stefano è convinto di essere sopravvissuto, ma il Cobra sferra l'ultimo attacco. Andrea e Annone c'ha 25 cinde. Ma io non guardo i soldi di Annone, mi dispiace. Però, no, giusto per farti capire. Non per metterti in competizione. Metti a livello, per lo meno. Non per metterti in competizione, per far vedere, per farti dare uno schiaffo morale, capito? Ah, provano a metterlo in competizione con gli Annone? Che vergogna. Lo tengo, vi do 20 euro ciascuno. Che vinde? Che vinde? Ma perché? Perché foraggiano l'ignoranza? Perché? Ma... Ah, una serie di vinde. Vorrei scicchiare a chiesa un benzino. Ma mezzo vorrei essere lui. Questo... Va, quanto so, ma... E cade! Stefano Basito non vede l'ora di vederli sparire. 3, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 500 euro. 520 euro. Bravo, hai fatto di più di Annone. Ehi, questa la mangia! Vada, si maratona! Ma fuori uno! Va amico, va, che voi siete abituati buoni in Italia! Quanta generosità! Coi soldi degli altri! E così, dopo aver racimolato denari, i due si abbandonano ai loro istinti. No, no, no! Quanto degrado! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Despacito. Intanto continuano i preparativi per il matrimonio dell'anno e i due contattano un vocalist italiano, Gatti, che pare riuscirà a fargli incontrare niente meno che Bob Sinclair. Dammi qua, sono incredibile. Ma riesci a far saltare... Ma se non ci vede nessuno. Me ne hai detto, mi piace. Ma a te mi sei preoccupato. Ma la lunga non... Ma dove sto questo? Ah, vuoi là, lui... Gatti! Oh! Allora? Un'altra ignara preda è finita nella loro rete. Aspetta, voglio subito chiarire. No, beh, questo non c'è niente da chiarire, non ti preoccupare. Dove sta Bob Sinclair? Ragazzi, un Bob Sinclair, cioè... Io l'ho chiamato, con calma, sto prendendo... Vediamo stasera, più tardi. Cosa? Che cazzo mi da fa, scusa? Ma tu hai detto il DJ, chi è il DJ? Tommy B, il mio amico, siamo qui in bar. Tommy B? Il tuo grande fratello. Ma tu hai detto Bob Sinclair? Sì, ma Bob Sinclair però non è semplice. Con calma, ho chiamato, mi dà la disponibilità, insomma, stasera vediamo. A quanto pare, l'obiettivo Sinclair non è così semplice. Loro reagiscono comunque bene. Ma che cazzo mi fa con Tommy V? Non lo conosce nemmeno la mamma, non lo conosco. Ma Tommy V, ma il grande fratello ha fatto. Ma di che stiamo parlando? Ci stai portando io qua, io sono leader e bici, stai portando da un deficiente. Quello è un deficiente. Quello è un miracolo. Offese, sempre solo offese. Oh, liquidiamo a questo qua, ci facciamo pagare una cosa. Ma se ce la mangiata basta a barco, no? Sono degli amici. Ma che veramente? Tommy V, ni barca e puttone. E tu dopo pulso, puoi pedalare a Marina di Lesse. Ma tu sei un numero uno, Tommy! Che paraculi! Che paraculi! Tommaso Vianello, in arte Tommy V, è un famoso DJ e produttore discografico italiano. Ottenuta la popolarità con la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello nel 2004, Tommy ha avuto modo di diffondere con più facilità i suoi lavori, raggiungendo l'apice con il successo di Stay, una versione remix della famosissima Serenissima del gruppo Rondò veneziano, che gli ha permesso di scalare le vette della classifica dei dischi più venduti nel 2005. Dopo aver fatto parlare i giornali di gossip per la sua relazione con la bellissima Carolina Marconi, conosciuta proprio nella casa del Grande Fratello, Tommy adesso è legato all'ex Miss Italia, Eleonora Pedron. Mamma, che nome, ti ho sempre seguito dal Grande Fratello e tutti i pezzi che complimenti. Sei un grandissimo. Ma quanto sono falsi? Che vergogna. Questa ragazza è amica tua? Amica mia, Anastasia. Italiana? Ciao, come stai? Ciao Tommy, come stai? Di bene, grazie Gatti per la sorpresa. Il tempo di guardarsi intorno e si salva. Cioè, fatti i soldi. Ma che soldi, dai. Finta faceva la finta Patrick. Mi segna golf, no? E tu che la mazza, faccio... come stai messo? Quella, subito la mazza. Sono fidanzato adesso, ragazzi. Perché? A Pedro. Vedi che lo sai. Scusa, la Pedro non se la schiacciava il fratello di così, Antonio Amore? Stiamo facendo stanni i soldi, cioè stanno insinuando che la sua fidanzata, la Pedron, ma stanno male. Mi dici che fai le fatture a tutte le giornate. Tutte le faccio. Oh, sono veneto, io sono del nord. Ma arriva a pranzo, prima o poi arrivo. E dopo aver fatto basse insinuazioni, sotto a parlare del progettone. Il matrimonio, naturalmente, che cosa deve? Deve essere una cosa bella, dove ci sta un DJ forte. Che comunque noi mandiamo le partecipazioni, diciamo chi viene come DJ? Voglio. Vengo io, voglio. Tu vieni? Se vuoi vengo. Ma serve uno forte, Tommy. Tommy è impietrito. Niente no, contro di te, Tommy. No, conto sì, un miracoloso, cioè. Che se non facevi il Grande Fratello, chi dava cagare? E poi già sta mettici in debba, no, io l'ho sentito una volta a Foggia. Sono stato più. Dove? A Otomu, Saldomo. Otomu? Bravo. Da Bologna di Mario D'Alessandro. Bravo. E capite che facciamo quando facciamo la rischi senza rischi? Noi facciamo la rischi Otomu, non era la rischi. Che ci volevo portare cenere da marmo, portare dopo tutte. Il portacenere di marmo è che era un omicidio. Ma parliamo un po' di Bob Sinclair. Cioè, sto dicendo comunque ha fatto una carriera incredibile. No, tu. Ma tu ti rendi conto. Ma veramente. C'ho avuto un culo, eh. Tu proprio miracolo in persona. Miracolo in persona. Miracolo in persona. Ma lasciatelo stare. Ancora. Cioè, con gli occhi azzurro ti si fa. Mamma mia. Mo' ti sei fidanzato, però non mi dite la fedeltà. Innanzitutto. Niente. Non hanno valori. Ma tu ti sei bombato pure a c***o. Complimenti per il verbo proprio, che rende la... Tieni qualche fotografia di c***o.
Vabbè, no, come no, no, è poco, no, è poco, no, è poco, no, è poco. No, no, no. Dai, lo si dicano queste ma, cose. Ma c'è vabbè, però com'è? È disponibile, è disponibile. Chiedilo se è disponibile. Udini qualche video. No. Tommy, ma perché gli rispondi pure? Cioè, la cosa però... più assurda l'ha fatta. No. È porca, 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 porca. È male. Si diverte. No, no, è porca. I sudamericani sono incredibili. Poi si interessano alle donne a bordo. Ma è la fidanzata di qualcuno, lei? No, la fidanzata di mio amico. Ma la mantiene qualcuno, lì. No, lei lavora, lavora. Lui che fa? Fa la concierge. Lui invece lavora con la pelle. Lui lavora con la pelle e lei lavora con le palle. Quanta infinita grettezza! Anche Tommy si abbassa al loro livello e ci tiene a raccontarsi un po'. Io ho iniziato a fare dei giochi da ragazzo, proprio piccolo piccolo. Le feste in casa, le feste in bravo, festine in casa, matrimoni, buh. I matrimoni, Tommy B. Questo comunque è un DJ come sei. Chi è? Lucio Sesto Senza, che è matrimoni. Chi? Lucio Sesto Senza è numero. Comunque no, Lucio Sesto Senza è bravo. Hai mai fatto una serata a nero? No, non l'ho mai fatta. L'onestà per loro non è un'ipotesi contemplabile. A proposito di Franz, ma è vero che danno chiappi i cd masterizzati? Ponte che te, ponte che ponte, non la metti più. Ponte che ponte. A proposito, quando te pappi, tu ma? Allora, purtroppo. Se ti chiamo per una festa, quando te vuoi? E poi ci fai? Tu mi dici, ma a 5 quando ti prendi? Ah, ma allora, secondo te? 5 però posso dire, non va a parte, i cazzo c'ha andata 10.000 euro a cui, questo è già un miracolo che sono 10.000 euro. C'è la gente che crede che sa suonare. E dopo averlo demolito, si pensa ai bisogni primari. Ma che ci dobbiamo mangiare queste cose? No, lo faccio, ho preso sushi per noi. E dove sei? Volete il sushi? Vuole tu, dici tu, e va, caccilo. Il povero Tommy, all'ennesima loro richiesta, mestamente, obbedisce. L'applauso a Tommy! Tommy, noi abbiamo fatto i panini, li mettiamo a giro, a candipare. O vuoi un tangone? Il tangone? Ma se possono dire ste cose a una appena conosciuta? Mi avete sta parte? Ti piace il pesce? Sì. Fresco? Fresco, è crudo. Mettiamo al caldicello. Tommy, ormai inerme, ingoia l'ennesimo boccone amaro. Oh, ma da bere qua non c'è un cazzo. Mamma un sambà! Mamma questo no! Oh, da bere! Oh, oh, ai poveri! Provo solo tanta vergogna per loro. A saluto tutta! Sempre raffinati voi, eh! Un italiano vero. Tra un insulto e l'altro al povero Tommy, i due irriconoscenti foggiani continuano la loro gita in barca a scrocco, ma soprattutto continuano a sparare idiozie senza sosta. Cioè, una barca che costa 1 milione. La musica, però 4 mascoli, se c'è la barca che costa 1 milione non c'è 3 puttane sopra che non conti un cazzo. Almeno come la barca un po' più piccola investi in puttanone. Ed eccolo l'economista. Ma lo sai che ti facevo veramente una testa, una testa di cazzo? Invece conoscendoti tante volte mi dici ma quel cazzo di Tommy V. Che traspare. Però va, faccio un stop, un deficiente, credi pure che tutti quanti. Guarda, l'abbiamo detto anche a lui. Ma quello deficiente di Tommy V ci stai portando. E dopo i delicati elogi fatti a Tommy V, i due tornano a pianificare il loro progetto diabolico. Ma da chiamati Bob Zingoletti? Ci faccio un pagalo all'albergo, Tommy V, ci andiamo da Bob Zingoletti. Che cazzo mi ha fatto Tommy V? Tommy! Andiamo, Tommy! Falsissimi! Andiamo? Dove? A casa. Che ne so, voi andate a casa vostra, io vado a casa mia, basta, finiamola qui. Aspetta, andiamo noi? Volevamo parlarti, Tommy. Noi non abbiamo una casa, questo forse perché non... Perché ce l'hai detto? No, no, non ce l'hai detto. Non ce l'hai da dormire? Vabbè, che cazzo, frega te una serata, ci puoi in albergo, no? Dammi sto cazzo. Fai un applauso a Tommy che ci ha pagato l'albergo. Tommy! Poi quando vi dà Margherita di Savoia, sei ospite nostro. Sì, contaci. Tommy viene proprio a Margherita di Savoia. E dopo aver circuito l'ignaro Tommy V, i due mediocri tornano sulla terraferma con il sogno Bob Sinclair. Dov'è che... Dove dobbiamo andare? Non so, dovete scarpe, dovete avere pazienza su... Va, prendo. Andiamo in un albergo qua vicino, dai. Qual è l'albergo? Quello lì è l'albergo. Ah, l'Hotel Corso, uno degli alberghi più esclusivi dell'isola. Anche la cifilla senza... Che mo' gli faccio io?
la sigla. Andare a cena. Era 100. Vedi che cazzo c'è il portafoglio? Qualche cosa lo portafoglio. È bello, gonfio, gonfio il portafoglio. Di destra, tutti i soldi a tutti i soldi a nero di tre. Ma che ne? Ah, vedete che fa. Ti soldati! Ancora con sta storia! E basta! Ci manderà la pizza! La pizzetta! Ma dopo un pagatore, l'ha pagato la bella! Grazie! Così, senza vergogna, si fanno scortare direttamente in albergo. Mamma, 225 euritti! Domani, for the major part in Italy, because his DJ is black. Ma non è vera sta cosa, ancora! Il bello loro è la riconoscenza. È una cosa a noi per stare giuste e bizze che comunque vanno ad andare, sennò che cazzo dobbiamo mangiare una pizzetta. No, mangiare una pizzetta. Ma a cena, eh? Se dobbiamo andare a cena. Che? Una casa da solo. C'è già la camera, le cose, eccetera, la barca. No, no, ma quando è gonfio? Non c'è più un pezzino. Basta, no, questi che sono i soldi del tavolo, dunque con il go. Ci vogliamo bene. Ripulito il povero Tommy, si raccomandano a Gati per la serata. C'è un po' single. Sennò prendi. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao Tommy! Non signor, tu. Non sa suonare, ma non signor. Così i due nobili prendono possesso della camera. Ma questo è un bastardo, ma Tommy Vecchia c'ha più proprio un bastone, no? Ibiza, sei mia! Ma dove mi vesti da così da ricchi di testa? È pieno di femmine. Tu mi fa la mia gli mette, ma gli mette la camicia con la mia nuova, quella dorata. Cala la sera e i due decidono di prendersi una pausa dal loro progetto gay per imbucarsi ad un evento esclusivo presso il Cipriani, in cui suonerà il famoso DJ Joseph Capriati. Loro riescono a contattarlo via internet e incredibilmente si fanno mettere in lista. Ma da dove gli tirano fuori sti vestiti? Ma da dove ste cafonate? Gonfio lì. È roba del Zambuno là. Ah, carichissimi! Ma che te è tutto come? Ma che te? Imo magna! Imo magnazzo con un. Dopo tanta astinenza, il leone torna a ruggire. I due virus foggiani si insinuano nel locale e puntano dritto verso lo sponsor della serata. Joseph Capriati! Joseph Capriati, nato a Caserta nel 1987, rappresenta, secondo molti, il DJ più importante della scena underground mondiale. Autentico enfant prodige, diventato produttore musicale, sforna successi che hanno fatto ballare milioni di persone in ogni latitudine. Perennemente in tour, Capriati, pur non scendendo mai a compromessi con la musica commerciale, è conteso dalle più importanti discoteche e festival di settore. Joseph! Oh. Capriati si consegna senza opporre resistenza. Ma pensa perché sei tu qua per la musica? Aspetta, l'ansia. Qua, ciao! Avete già cominciato a mangiare? Amici. Buonasera, buonasera. Amici di Esce del posto qua. Mi ero appena seduto. Esce del posto. Joseph ha però un colpo di genio e prova a tenerli lontani. Prendi un altro tavolo, siete ospiti miei. Tanto due una cosa ci mangiamo. Una... Sì, come no? Un tavolo ai ragazzi, offro io. Offri tu? Oh, però mi raccomando. Ci vediamo dopo. No, ci vediamo più tardi. Ci vediamo più tardi, quando? Ma, quando ma stasera un mito ponte che te che che bo, che bo. Ma è una fissazione. Che ponte che bo. Rassicurati sul conto, i due si guardano intorno. Stasera? Quanta femmina che stanno sempre andando solo qui. Ma tu come fai? Non ti scoppi un pacemaker per te? T'ha detto Joseph che siamo ospiti da lui, già sai, sei tutto. Un signore, Joseph. Già. Una spirciatina al menù. 49, non lo so. Sì, perché i cipriani spezzano la pizza che ha burrito o black e o tartu. C'è un errore dei prezzi o costano veramente così assai? Ma faccio un cazzo, 85 euro. Sì, è buonissimo. 35 euro, deve essere prima la mente. Beh, allora, ce lo voglio. Quando mi danno fastidio, quando non vogliono fare che, non vogliono fare un cazzo e vogliono essere pagati. È un problema di giovani di ora. Eh sì, parlano loro, ma state zitti! Un risotto che costa 49 euro qua. With cutler. Giuseppe! Che cos'è cutler e fish?
49 euro. Esatto. Voi vedete le cose più possibili. In base al prezzo. In base al prezzo, in base sono più buone. No, non è così, ragazzi. Joseph prova a limitare i danni. Abbiamo preso il vino, eh. Quanta ingenuità. Cos'è questa? Mozzarella di bufala. Bella, bella, mozzarella. Vasto, vasto, riasto. Oh, mi hai rotto un cazzo, sta storia. Da mangiare. Come fa? Non te la mangiare. La gente ne sapeva che ci mangia. Ecco qua la mozzarella di bufala, pio, che se la magna. Top, fai il tutto top. Tutto top. Alla grande, stiamo senza mozzarella. Ma pure senza cervello. Ciao, amore mio. Perché noi siamo amici di Joseph Gambiati, il DJ. Ci mangia la cosa. Ma di che cosa stiamo parlando? Tu mangi una cosa con noi? Che classe! Tu mangi una cosa? Sembri una statua. Una statua. Se vuoi qualche altra botta di scalpello. Raffinatissimo! Ci vediamo dopo. Dai, accompagna per me. Si è detto che muove, faccio i mani. Che è quello? Ma questo è tanto. Questo è quello che costa 48 euro. 85. 85? Il tartufo. Giuseppe, abbiamo preso la pizza con il tartufo. 85 euro di pizza. Capriati accusa il colpo. Quanto? 85. Saprei mai la pizzeria a Foggia con 85 euro. Ma secondo voi gli basta la pizza col tartufo? E vai! Mi non permetto che vanno mio. Poco Giuseppe, un signore. Un po' d'acqua. Che cos'è? Questo è new sashimi salmone. New? Sashimi. Salmone. Roba da pesce. Poi i voraci predatori si ricordano di Joseph. Noi ci siamo messi qua, anche chissà che si pensano i tuoi amici di noi, capite? Siamo gente, capite? Che ne approfitti, che non vogliono approfittare. Ragazzi, cioè, sinceramente non mi aspettavo la vostra, diciamo, presenza questa sera. Ma che venire a Roma, quantomeno te l'aspetti. Hanno vista la locandina, capite? Ah, Joseph, questi sono peggio della peste. Questo è un party che io faccio tutti gli anni, sono 4 anni. È un party 300 persone, una cosa molto... Una cosa privata. Comportatevi... Simoni e noi, i jet set. Dai, tranquillissimo, Joseph. Sei fidanzato tu? Io sono fidanzato, quasi sposato. Ah, te sei sposato? Ma questo è un po'. Cioè, tu serata a te, serata a sì, ma quando tu ti vai a fidanzare? Voglio sì. Ma non è l'equilibrio! L'equilibrio. Posso dire, ragazzi, tutti... Ci vediamo tutti. Ci vediamo tutti, non ci dire niente. Quando non ci fa sentire, quando ti disturba che si mangia. Ma è un po' di educazione. Mi fate ribrezzo. Che sono questi? Questa è sogliola. Che ma fa, cazzo? Sogliola. La provi? Vale. Quanto cazzo di roba se stanno a mangiare? Ma i due bruti non vivono solo di cibo. Mamma che panterona, guarda questa qua. Mamma, quanta fame, vedi là, vedi? Te che ne dici? Hai un foglio e una penna, corto, sì. Un foglietto grazie. Ancora la storia su Instagram, ero tu, cazzo. Ma sì che facile. Ma ho visto un tavolo solo di femmine là. Dove? Là. Ah, con il lame? Facciamo una cosa, prendiamo una bottiglia di vino e gliela mandiamo, offerta da noi. Cioè, da noi? Da Capriano. Cioè, cazzo, per da Capriano. Cioè, scriviamo un biglietto, capito? Ah, perché sanno scrivere? Ci prendiamo 420 euro. Cioè, tipo un biglietto. Ma prendi giù un champagne a sto punto? No. Una bottiglia di vino, un caffè. Sì, un caffè. Cioè, io vado a casa della classe, la cosa carina è un biglietto. Ma scrivono un biglietto che colpisce. Allora, vai. Tipo... Gentilissime, com'è, principesse, ma potremmo dire. Ho paura di ciò che quelle menti insulse potranno partorire. Prima di tutto, secondo me, gli dobbiamo far capire che a bottiglia costa 420 euro. Avete visto che cioè, bottiglia? No, però è da pezzente così. Perché a se media, mamma, chissà che cazzo mi fa. Invece per noi a bottiglia 420 è una cazzata. Che signore! Allora, noi dobbiamo scrivere, tipo... Queste 420 euro è il minimo che potevamo fare per cominciare la serata. Potevamo a qua, però. Qua, potevamo mettere qua. Andate con il tartufo, è più. Sì, ma più. Quando vi sgurruto il tartufo, ci carà a ma sì, ancora tartufo! Queste 420 euro è il minimo che possiamo fare per cominciare la serata in... Compagnie. Bellezza, che compagnie? Visto e considerando no, che... anche la lettera, che è il biglietto.
Non mi scrivo. Ma che cazzo fa tu, ma decidi tu? Però tu mi fai sembra che stai facendo la lettera all'avvocato. È una cosa più diretta. Mo c'è un'allusione, perché capito, c'è una data. Che gentleman! E stappa sta bottiglia come solo tu sei pare? No, è troppo. Eh sì, è troppo. Sentiamolo il poeta. Adesso vi concederemo lo scettro che vi meritate, principesse. Un scettro, capite? È così. E chi è Jacques Prévert? I ragazzi del tavolo padronale. Del tavolo padronale che stanno spendendo il chiudo tutto quanto. Padronale. Che qua sono tutte escorte, capito? Pieno di roba. No, a roba, capito? Che lui diceva che se ne accorgi, che fa. Così è sicuro che fate colpo. Vogliamo portare una bottiglia al tavolo di quelle femmine, vogliamo mangiare. Vabbè, non la paghiamo noi, la paga Capriate. Ancora te la scuro. Poi sciuperà a mangi per te, basta. Così, dopo aver scritto il capolavoro, si assicurano che il bigliettino venga recapitato. Ciao piccola, ma sempre di fretta, vai. C'hai un buco per me? La bottiglia e il bigliettino vengono recapitate al tavolo e accade davvero l'incredibile. Le ragazze accettano il regalo! Al saluto! Al saluto! Una di loro, dopo essersi fatta tradurre il messaggio, gli chiede addirittura di raggiungerli! Non ci credo! È arrivata la bottiglia! Siamo permessi, alla vostra! Tanto non pagano loro! La vostra! Non badiamo a spese! E dopo aver sferrato l'insulso colpo e fatto l'ennesima figura di merda, vanno a vantarsi da Joseph. Joseph! È andata bene. Una bomba, ce le schiacciamo a tutte e quattro. Quando vai in console le puoi fare una dedica, perché abbiamo detto che siamo amici tuoi. Cosa fa? Metti mille giorni di Claudio Baglioni. Joseph non li sopporta più. Non state parlando con il piano bar qua. Io non potevo fare la dedica a quelle ragazze di Barcellona. No, io non le faccio, se io faccio il DJ, voglio. Io non lo uso il vocalist. 450 euro la bottiglia, allora non è un problema. Tutti i soldi che guadagni. Sì, lo signore, amore. No. Se non ci aiutiamo noi del sud, ti aiuta. Perché oggi una mano te la diamo noi, poi domani non ci sta, magari diventiamo ricchi e tagliamo pure. Perché avete muto Totosì? Ma che esiste ancora il Totosì? Poi tornano al loro hobby preferito, la gnagna. Ciao, passarino. Sto cagne, sta facendo così. Piccola, amore mio, mamma che gioiellino che sei, ti devo soltanto incastonare per bene. E vai! Signora! Ma... No, ma che è veramente? Con tutti i femmini che stanno, ma che è video? Ma che è azi? Sì, una donna di un fascino incredibile. A me mi piace sto fatto qua, ma ce la fa. Go! E tutti i femmini che stanno, ma vedi un po' che credo. Massaggio tutto. Ma tieni giù le mani. La signora. Ma che la pancina color carne? Ma tu si fa? Ma tutta grinzita, smai che sei tra i uno dopo. Quello è un'esperienza, quello così come da cappotto, quello da cito. Quel mamma. Mamma mia. Ma che cos'è? La mirabilante della figa. Gli ormoni si sono ormai attivati. Mamma. La treccia. Amore mio, con la treccia stai. Vogliamo aggiungere una bella burrata? Ma una? Gli rivolgerà mai la parola? Mamma mia! Ehi! Ma che c'è Rostone? Chi è? Ma vuoi fare? No, per 50 dita e piglierà abbastanza. Ma vuoi fare? Ma mi stai imbarazzando a me? Quella c'ha l'osteoporosi, quella ti dice una bozza, aspetta! Nonostante le distrazioni, i due ci tengono a non perdere di vista la loro gallina dalle uova d'oro. Ragazzi, facciamo un applauso a Joseph che ti ho offerto stasera! Dopo averlo stordito con gli applausi, si avventano sul malcapitato. Giuseppe, ma qui sulle spalle tue stanno i comandi? Ah, loro! Voi no! Ci pensavo fosse... La spalla non mi serve. No, perché dietro a quelli ricchi stanno sempre quelli che si fanno mandare. Ma io non sono tra voi. Neri, che ha cominciato ad eco. Io sono una persona umile. Sì, però non dire umile, perché sei uno dei DJ più importanti del mondo in questo momento. Mi fa tanto piacere che lo dici. Ma non è che lo dici mica in capo in mucazzo, lo dicono i numeri. Ma quanto sono ricchini? Quante serate all'anno, Fimo? 155 date all'anno. Ma chi decide che un DJ è più bravo rispetto a un altro? Perché ogni DJ ha il suo linguaggio. Quindi se il tuo linguaggio arriva... Ma che stanno a fa? Mangiano ancora! Ma tu ti porti il service, tu? Borsa di CD? Ma tu ti masterizzato? Che masterizzato? Originale.
Ma originale, sono promo, roba che non è manco uscita, sai? Ah. Mi mandano i produttori. E quanto tempo? Quante ore suoni? Il massimo che ho suonato sono 18 ore, non sto. Di fronte al numero incredibile di ore, la solita deprolevole considerazione. E 18 ore non mi hai cagato. Sorry guys, I want to make a pipì. No, adesso magari l'ha fatto col catetere, ha preso con la pala sotto a sette. Ovviamente il loro pensiero va subito ai soldi. Più o meno quando da pappa sei. No, non... Se potete dici? No, non è che non lo dico, è che non ci penso nemmeno. Più pagato, quanto potrebbe arrivare? Giusto per capire. Pagato del mio genere, 50, 60, 70, 80 mila euro a serata. 80 mila euro a serata? Sì, sì. Poi si parla del commerciale, tipo, pigliano 250 mila euro a serata. 250 mila euro a serata? Di fronte a quelle cifre, alle Bertucce sale subito il livello d'attenzione. Ma tu come hai cominciato? Come ti è venuto a te? Da che età? A 11 anni camminavo nella piazza vicino a casa e c'era un service. Ho visto questo ragazzo mixare quel giradischi, dicevo, voglio fare pure io. E andavo a lavorare d'estate, dopo la scuola. Ecco, quei pochi soldi che guadagnavo. Ti compravi il CDG? No, il vinile, prima facevo vinile. E poi come si diventa professionista? Ho fatto un disco del 2006 e dopo circa due mesi lo stavano suonando qua in Ibiza, Sven Bat, Bici Otin. Sì. E quando il clima si fa sereno, ecco piombare il conto. Come si fa a capire? Il vostro? Non so, dopo. Questo è quello del tavolo? No, a lui. Fammi vedere che tu quanti, No, questo è il tavolo, non do su. Ehi. Aspetta. Beh, no, aspetta, no. Ma è questo, veramente? Allora. Joseph è affranto. Questo è un mese, papà, ma non un mese, non un mese, quando piglia la tredicesima. Sono 1293 euro, applauso a Joseph Capriano! 1293 euro! Mi dai come postando sta cosa? Mit 1293, a Dippo vogliono la mancia, E taccia la mancia! Ma cosa schiaffeggia? Ma come si permette? 1350! Senza pudore! Fa la storia mentre poi. Ecco qua, Joseph ha messo la carta. Si è fatto un po' bianco quando è arrivato il fondo. Sta tutto sudato. Arriva da 1293 a 1350! E come si dice, Giuseppino? Oh, e questa è la compagna a te? No. Quella è Letizia, è un'icona di Ibiza. Sei bollente. Vogliamo mettere la tachipirina, sì. E dopo questa sciccheria si congedano. Ehi, mi raccomando. Oh. Evviva Joseph Capriano, mi raccomando. E dopo averlo spennato, qual è la sua preoccupazione? Ma è Friedrich. Nome? Ma è una fissazione. Tu sei il bar. Quello che vogliono bere, poi magari insegnate a me. È tutto finito. Con le consumazioni gratuite stiamo entrando nel tunnel del degrado. A Cipriani! A Vodka! A gratis! Fino allo spirimento! A champagne! Non senza voglia! E del parete! Cicale, cicale, cicale! Puoi provare ad attaccarti alla maniglia della slot machine, magari c'è un certo posto. Carichi a molla! Mi do la V! Mamma, non è che ho da volere l'Italo! Sempre dedicati! Francesco dai Regò! Generale dietro la collina! Che imbecilli! Donatella, come va la tua nuova collezione? Ma quando mai? Ma già anniversario, c'è frate, ti piaci? Ah, volete finire! Sei la numero uno! Non mollare mai! Patra del Tenzolè! Niente! Gloria, sarò qua a Cipriani! Con lo champagne! Dopo! Champagne top! Ma dico io, perché? Perché? Sono fresca di giornata. Ma cosa si bacia? Cosa? Tutta retinata, lui. A rete? How many fish you stretch in stasera? 20! 20! You are fantastic! Vai! Ma il degrado ha varie sfaccettature. Come ti chiami? Ross. Ross, che fai qua, Ross? Amoremo, da merda che te, no? Sono sconcertato. Questa è una perdita incredibile. L'alcol inizia a prendere il sopravvento. Pressione va, ci metti pieno la pressione. Sono le solette, sono in compagnia del marinaio. Volete aggrapparvi al timone come si deve?
ragazzi, e basta, dai! Tu com'è questo qua mi volevi far diventare a me? Nero? No, ricchio! Aridaie! Prendere qualcuno ci vogliono i diritti! Anche io ce l'ho diritto diritto però! Ma non si stanca mai di raschiare il fondo! Poi, come se non bastasse... La salute! Alcol! E buff! A me come anche e come sale! Mi cercavi? Mi hai trovato! Hai trovato una felicità! Hai trovato una felicità! Gnagna e ancora alcol! Mettimi l'invisibile alla fragola a me! L'invisibile alla fragola? Che l'invisibile alla fragola te la pitti a chi? Vomiti! Più un 50 di gabbia! Ho preso i sopracciglia! E ti mandai via così! E a te? Un invisibile alla fragola a me un angelo azzurro. Ma che cazzo se bevono? A me non lo fate più. Hai due invisibili alla fragola, bella cara. A me è sempre copiato. Alla bella cara, tu. Anche a mettere un pacchetto vodico. Come treni in corsa, senza freni. Invisibile alla fragola, musica. E non invisibile a me. Oh. Un italiano vero. E coi pochi neuroni a mollo nella vodka, il risultato non può che essere cotanto scempio. Basta! Ormai sono allo sbando. Quando mi piace a me, sere. Qua devi consumare! E qua ti devi consumare! È italiana? Sì. Ma ti stai importunando? Se io ti prendo stanotte, domani devi andare a accendere un cielo alla Madonna e a Gesù e ringraziare che sei nata donna, perché ti faccio provare sensazioni uniche! E che è una sanguisuga avventosa? E che ha visto? Questo pastro non storna lei! Questo è stato pastro non storna lei! Sì! Ma da 30 euro quando volevamo? Anzi 40, ma che sei stupido? 40 euro, 30 euro! Che ti ha detto? Ha regalato uscito! Anzi, ma tu dici quello che ha fatto, che potremmo venire sempre a fare quella pagliata! Ha regalato uscito! Sì, grado! Sì, è invisibile! E c'ho un quarto! Ma passiamola! Passiamola una notte insieme! Ti faccio vedere le stelle, la miseria! Amore mio, mi fai scoppiare il cuore! Ma come faccio io a non svenire? Intorno a loro solo immenso disprezzo. Mi fai venire l'ictus cerebrale! L'ictus! Vabbè, quando me ne faccio stasera? Ma mi allatti un po', ma mi allatti! Allattami! Cazzo, allattami! Quando l'alcol domina, ci tengono a far fare una figura di merda anche a Capriati. Giuseppe Capriati! Giuseppe Capriati! Uno di noi! Giuseppe Capriati! Uno di noi! Giuseppe è sgomento. Sono in condizioni pietose. Così, con un tasso alcolemico imponente, abbandonano la serata. No, non c'è la pazzia, ma giraghi, sai dove? No, i pomogà. No, ma giraghi, sai dove? Là, ecco, facciamo una foto per me. Aspetta, no, no, lui, là. Ad un certo punto, il dramma. Ah, frago, il tartufo non va, non va. T'hai detto non pigliano il tartufo. Che cazzo le pigli da fuori il tartufo? Costa 85 euro. Cecco, vai. Noi tanto, andiamo a vedere. Guardi, vai, 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 qua. No, no, no! Mandi da qua, vai. Ma no, che schifo! Mamma mia, schifo. Mamma mia, è uscita la pizza, è andata loro, è uscita. Di fronte a queste immagini, l'intera umanità deve porsi delle domande. Mocca di tartufo. Costa 85 euro. E buonanotte, Ibiza.
Dopo una serata di trasgressioni, i due meridionali ritornano alla loro missione: mettere su il primo falso matrimonio gay della storia. Nel loro viaggio intorno al mondo gay, finiscono a Escavalette, nota spiaggia gay nudista. Per diventare gay devi ragionare e pensare come devi essere, innanzitutto leggero. Quando cammini deve sembrare che voli. Le mani vanno da sole anche quando stai fermo, vedi? No, la mano un po' che la tieni così, un po' così, in abbozzetti. E mi raccomando, non dicono mai parolacce. Cioè, la cosa che dicono sempre è adoro. È top. È top. Quindi top! Qualsi... Cioè che lo culè. Sì. Top! Qualsiasi cosa. Adoro! Sì. Bravo. Sì. E soprattutto quando vedi i maschi e guarda i maschi, perché se vedi le femmine... Le femmine non ce la faccio, mamma mia. Devo guardare solo i maschi. Saluta, vedi, ci saluti. Hai... Hola, tutto bien? Mio marito. I due cercano di non dare nell'occhio. Si scopisci la trafo. Se vede la palla. A nudo. Missione impossibile. Vedi qui, lui. Mamma, vedi. È capera cotte. Ciao, cara. Solange? Chi è Solange? Poi ad un tratto l'idea folle. Hai visto come ci guardano strani qua? Perché? Perché siamo vestiti. Questa è roba da nudista. Come fanno? Mi devo spogliare nudi la mandare a tutto secondo me sì. No, vi prego, ditemi che non lo fanno. Vediamo, sai che tu si trovi, sei troppo un tuo personale. Sai c'è come te vede a te? Che ti faccio? Mi dobbiamo spogliare nudi, tutto da fuori. Sì. Vado via, eh! Come è quello davanti alle persone? Io vado. When I'm with you, it's paradise. Dai no, non ci credo! No place on earth could be so nice. Il degrado più assoluto. Stiamo parlando della sconfitta dell'uomo davanti alla ragione. Bravo. Just take my hand, it's paradise. You kiss me once, I'll kiss you twice. Vado a prendere i gelati, che buono. Gli pigliati i galetti. Prendi tre a sto punto. Sei uno su bagnino. Semplicemente disgustosi. Gay Watch. No, dai, ditemi che non lo sta facendo davvero! Ma che sei tu? Un po' di crema, oh. La protezione, sai che le scontature fanno malissimo. Ma si... State fermo! State fermo! Ma perché? Perché? Tutto bello. Batti! Va, metti di là! La protezione, perché i raggi qua fanno male, vedi i raggi balloni? Metti un po' di crema, va. La crema? Sì. Ma da chi mi? Venga a me, vieni. Se sto ragazzo, te ne abbasso un po'. E ovviamente, quando una Bertuccia fa uno scherzo, l'altra risponde. Spalma, spalma. È di bidone, con te. Ciao, ciao. Prendi. Dai. Due mente catti. Va bene? Benissimo. Sto... A te, the future. E così, dopo aver fatto il vuoto intorno a loro, i due tornano in abiti civili. Civili, oddio. Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta. Tornati in città, finalmente ricevono da Gati la dritta sull'albergo dove si trova Bob Sinclair. E loro si preparano all'assalto finale. Che mi sono urlato la carta igienica? No,
Casa di inglese. Ma come si sono conciati? La Lumo sta pieno di figa. Questo fig, travestite. Noi dobbiamo entrare nel mondo. Sì, io vedo i femmini, non è che non posso dire in giro, a me piacciono i femmini, sì, ma... io sto facendo la parte per questa cosa, sì, qua. Però non se, è che... se tu vedi una femmina, non è che ciò bellissima, ciò cosa, a te ti piacciono i maschi, noi siamo due gay, una coppia gay, a dichiarata. Me mi piacciono i femmini. A te ti piacciono i maschi, devi entrare in questa cosa qua, ma... qua. Ace. E alla fine eccolo, Bob Sinclair. Bob Sinclair, nome d'arte di Christophe Le Friant, è semplicemente il DJ più famoso e pagato al mondo. Il suo cachet può arrivare a toccare i 300.000 euro a serata. Disc-jockey e produttore discografico francese, Bob Sinclair è una vera e propria icona della musica house. Con la sola Love Generation ha venduto più di 2 milioni di dischi, mentre il suo celebre remix A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà è legato indissolubilmente a Film Oscar La grande bellezza di Sorrentino. Attualmente il suo show legato all'album Paris by Night è un coloratissimo circo di musica e danza in giro per le più importanti discoteche del pianeta. Bob Sinclair! Bob Sinclair! Allora, tengo subito. Noi siamo ici per organizzare il matrimonio. Ah, mo pure francese parlano. Le mariage. Sì. No, pregiudizi. No pregiudizi. Verso, no, verso quello come a noi. C'è il futuro. È bello, Bob. Bob sembra credere ai due idioti e ci tiene a presentargli il suo corpo di ballo. E che corpo! Ici, c'est deux Italiens et pas du Pantone. Ah, mamma, ma che ho super santo! Per una volta sono loro ad essere sorpresi da qualcuno. Ma questa è maschio. Quanta poca credibilità! Non ci crederà nessuno a sta storia dei gay! Cioè, così non puoi impressionare. Questo piace la figlia. Ma no, ma che se tocca! Che se tocca! Beh! Sì, femmina veramente! Ma come il corpo grosso? Mette la capa a me! Ma che fa? È pazzo! È come da più cantare! Oh! Guarda i film! Ciao! Ai! Ask se vuol venire. Oh, bello! Bob, io se la prendo a questa qua, gli faccio prendere la 104 e la fa diventare disabile. Organizzi il matrimonio, il mariage. Reminiscente. Magnifico. Boh. Però, qua c'ha ragione, scusate. Oh, ma come si dice? Il loro scarsissimo travestimento vacilla e provano a rimediare. Ma quando l'hai fatto? Quando l'hai fatto? 4 anni fa. Ma che taglia è questo? È un po' più piccolo. Ma hai visto che ti spiace? Ma che Bob! Sinclair però è incuriosito dagli ominidi e commette un errore. You come with us a Mambo? A Mambo with you! Mi invita! Ci porta a Mambo con lui! Ci porta a Mambo con lui! I maschi! Ok, come on, Bob! Oh. Mica si paga il biglietto? Andiamo! Pay the ticket, no! Andiamo! Grazie, ciao! I due vengono addirittura accettati nel pullman di Bob. Ilia l'equip. Sì. La nom? My name is Santa. Santa come zia. Zia Santa. Mia zia Santa si chiama. Zia Santa, ma per favore. Fa la bidella. Zia Santa. Zia Santa. E com'è il spettacolo? C'è un po' come bordello, tu vois? Un super bordello. Ah, un super bordello. Cosa gridano? Cosa? Noi volevamo fare il matrimonio. Sì, il precedente è perfetto, che è accorto, per è più delicato. Le mariage. Avec nous et nous. Nous et nous. Oui. Ensemble. Oh. Ensemble. E noi volevamo, senza pregiudizio. Un applauso allora. Un applauso! Top, top! Ancora con sto top. Ehi, piano piano, ancora prendi il vostro scopo.
I due introducono la loro missione spagnola. Noi dobbiamo organizzare le matrimoni. No, perché al sud dell'Italia i gay sono sempre ancora visti ricchioni. In Italia è ancora così, in Italia. Ricchio. Ma non è vero, non è sempre così. Invece noi vogliamo dire che l'omosessualità è una cosa normale. Tu devi rispettare il desiderio di chacun. On a pas de pubblico! Basta ragazzi, basta! Your wife is angry that you work with all the people. Moi je suis polygame. La libertà! La libertà! La partouze, quello africano che ha fatto la partouze qui. Quella è l'apartheid, capra. Se voi volete venire al mariage, se vi volete, avec un DJ special. Tu sai chi è il DJ che viene al matrimonio? Chi è? Sinclair per la prima volta in vita sua è infastidito dal rumore. Non li regge. Questa è la partecipazione la, per il mariage. Addirittura hanno fatto le partecipazioni. Tutto il mondo invité. I due però ci tengono a togliersi due sfizi. La song che tu avevi fatto con Raffaella Carrà. Raffaella. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Sì, ma perché gridate? Se un ragazzo vede la mamma e dice: mamma, io voglio fare le DJ. La mamma: no, tu studi, tu all'università, no, le DJ. Il concorso delle vigili. Tu dois studiare come tu, se tu veux être chanteur, musicien. Tu dois studiare. Che age hai tu? J'ai 48. Gioca 48 anni di porto buco. Tu pare 48 anni non fa più. No. Sì, però non ragazze, c'è un'età, non c'è un'età, L'energia. L'anima di tutti. È vero. Tu la sei la chanson energia fantasia. Ma che cultura musicale hanno? Pervertito con tre dito. Non è quello. Me lo ricordo. Non te lo ricordo. Rifacimento. Ma volete che vi sposi lui in console? Non ho capito. No, stasera. Ma te ma che se... No. Non siamo sacerdoti. No, ma no. I due però ci tengono a comprendere meglio il mondo gay. C'è qualche volta che un omosessuale, quando beve oppure fa uso di... si lascia un po' andare e fa la perversione dall'altra parte? Sì, certo! Tu sei lesbica, ogni tanto vai con i maschi. Ah, mi piace per la te, sì, allora. Mi piace per la anche la nognetta. A chi me la dà sta confidenza? I clienti sono più maschi o più femmine? Ria, che cazzo è una casire? I clienti? I clienti, ma che ci dica di quella brutta parola? No, ma non sta bene. I don't understand ancora. If you da una parte all'altra, dall'altra all'altra. I'm an artist, ma... model, and I think that about sexuality is different. Ma se non è qu'est-ce que pense ton père che vit con le père? Ma il è fiero, il è fiero. È fiero. Sei un artista. Sì, ma ton père che pense? E tu a ton père, che ti regarde comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Questa mi è piaciuta! Bravo Bob! E ton padre, che schi di? Padre, che dici? Che dici padre? Cioè, no, è l'imbottitura! No! C'ho la mutanda con lo zio! La mutanda col serpente! Una cafonata senza precedenti! Il è piccolo Kamsami, me la chaussette! Oui, fa sempre comprarti meno! Ma la sete di fatti degli altri non si placa! Quando tu l'hai detto a casa, che cosa mi hanno reagito? Perché tu sei italiana? Beh, in primo momento sono stati un po' così, sono dopo invece hanno accettato tutto! Ma mandi qualche fotografia a casa, è che chiaro! Sei... E che dir, bel, sei bel stasera! Bellissima, no? Ovviamente i due si interessano anche di altro! Col travaglio dei DJ, si pappa! Sì. Je travaille gratuit. La passion. Zzzzz. Ma si può definire Sinclair Zzzzz? Oh, veni a matrimonio. Qu'est-ce que puoi mangiare? Mangi bien, DJ musica. C'avete la musica? C'abbiamo la musica. Noi siamo la Bob Sinclair. Che bello, come immagini il giorno più bello della vita mia. Bello. Che sensazione! Sarà perché ti amo, è un'emozione.
e ciò che piano piano do you know sta canzone amore. Ricchi e poveri, allora tour molto arrivati nel primo locale dove Sinclair si esibirà quella sera, iniziano le prime perplessità. Mi deve fare un questa faccia di fotografia. Se arriva una fotografia a papà che si può fare. Cucini show. A quale? Ma secondo me non è necessario. È necessario. Chi comanda il mondo? Mi sento in dovere di chiedere scusa ai telespettatori. Italiane, ragazzi, noi non siamo ricchioni, stiamo dando l'impressione a Papa Sinclair che siamo fino. Ma è normale? Ma no, a me mi succia! Ancora pensate che è una parte, ti dà questo, vedi? Che cazzo sta facendo? Sto dicendo che è tipo ricchino veramente, anche tranne che è tipo ricchino veramente. Quanta situazione che questi mangiare pezzi? Poi io avrei fregato già 3-4 volte. Come no? Come al solito! Arrivati nel primo locale dove Bob Sinclair si esibirà quella sera, riaffiora l'unica preoccupazione. Oh, Nadì! Povero uomo, numero uno! Per il matrimonio, vieni a non dire. Che lei, stiamo che lei, mi raccomando. Poi finalmente inizia la musica. E i due guadagnano un posto in prima fila. Sì, ma perché si dimenano? Do you remember 21st night of September? Ma una delle scimmie è ossessionata. Ma la volete finì o no? Va, va! Oh! È la parte del vice estremo! Ma l'istinto animale prevale su tutto. Non ce la fa, oh! Non ce la fa! Poi all'improvviso la follia. Inseriscono nella console di Bob Sinclair una chiavetta contenente la loro famigerata selezione musicale. Bob se ne accorge e figuriamoci se glielo consente. Stiamo parlando di un DJ di fama mondiale. Everybody! Ma no! A Bob Sinclair! Che sarà il nostro matrimonio! Salutiamo a tutti gli amici di... Sono riusciti a far mettere una canzone di Gigione durante un party di Bob Sinclair. È la fine. Ci vorrebbe la zingella, tecnologia come superballa, tecnologia la irella mia. E ci vorrebbe la zingella, così balla gioventù. No vabbè, non ci credo. Forza Cerignola, forza! Da qui a casa di casa. Salutiamo tutti gli amici di San Severo! I due salutano per il momento Bob Sinclair, che suonerà più tardi nel Tempio della Musica ibizenca, il Pacià. In attesa dell'evento, carichi a pallettoni, si aggirano per la notte e si sentono più liberi. Ciao! E questo per colpa di che ci vediamo per richiudere, ma Bob Sinclair non ci vede. E si lasciano andare agli istinti. Italiana! Ah, spagnola, quella che voglio fare io sempre quando ti vedo. Non faccio. Rieccolo! Ma così bene! Ma perché non li denunciano mai? Mamma che.
Mamma che boccia, andiamo al bocciopoli insieme. No, dai, questo no. What's your name? Stanotte ti spalmo tutto il cookie, then. Do we do? Ma lasciala, dai. It's only l'inizio. Ma perché non li denunciano mai? Kiss, kiss. Vergognoso! Ma veramente? Le pomici da qua? Quanto è bello! Successe, mio, ma non so, c'è! Oh, ma tu che è mascolo e c'ha ciò! Eh sì, parla l'esperto! Questa è una signorina bella bella! Ciao, fantastica, come sei? Sole, eh? We are Italian! Italian, do it better! Ti faccio fare affari tuoi, ti faccio scegliere un quarto, bella! Te lo per te! Te lo faccio scavicchiare ma non aprire! Scavicchi ma non apre! L'ho già detto, animale! Amore! Tesoro! Oh! Ma che cazzo! Sono disgustato! Ma ci devono sgamare i capelli, mi sembra, non devi guardare! Ho capito, ma non è che ti puoi lasciare andare così! Oh, ma tu mi hai rotto che avuta, me! E mi dico, tu vuoi fare i soldi o no? Questo è esagerato, sto fatto che stiamo facendo! Ma non è esagerato, non se ne sta accorgendo nessuno, siamo la coppia perfetta! Ma tu l'hai messo in altri game? Tu quasi scaffato un gruppo! C'ho tutto aperto qua, vuoi capire? Ho capito, ma tu mi dà fastidio! Come se fosse sta costruita tutto il tempo! Ma tu l'hai visto la dichiarazione? Mi dà fastidio! Ho capito, ma è pizza, è questa, è così, tu vuoi sposare o no? E così, dopo aver dato un significato nuovo alla parola degrado, i due vanno a mangiare. Mamma mia, mamma mia, ma stanno gli ormoni in piedi a fare gli applausi, amore mio! Con la solita delicatezza. No, non gli può più. Ma la stella dei due meridionali brilla e gli riserva la solita incredibile botta di culo. Antonio Conte, signora. Ho visto, meglio. Antonio Conte? Ma c'hanno la calamita, sti due! Ma mangiamo tanto, facciamo pagare a lui. Eh no, infatti, quello ti volevo dire. Ma c'è un piazza maestro, Conte. Ma non mangiamo il presidente. Per puttana, io non l'avevo vista prima. Se no, le voglio che perdi i dolci. Scusa, porta i dolci. Ah, il signorino adesso è venuta voglia di dolci. Che ci fece qua? Ah, oui, oui. Che è venuto a fare? Calarsi i pastecchi qua. Se fermo il campionato, vi, vi, vi. Ma che anche se voce dobbiamo non tornare là, da Bobo Sinclair, vi, sì, vi. Hai di capito, ma anche se le voce non puoi. Fai venire qualcuno per i dolci. Crema catalana ce l'hai? Panagò. Ah, Panagò. Porta la Panagò. No, mille foglie. Apporta mille foglie, dammi due Panagò. Poi che c'è più? Purto, mille foglie, pastiera, tiramisù e panacò. Per me è la stessa cosa. E se non c'è quello non vuole pagare. Come era, ma perché si vuole cagare la faccia per una cena? Ah, dopo sì, tutto quello che c'è stato tra di noi. Ma quando mai? Metti se ci vede lui vestito così, come lo giustifichiamo? Ma che ne sapevo che stavo qua? No, ma glielo diciamo. Sì, che per finta, cioè. Non ci vede così, diciamo. Così perché questo qua, questo è sacante, questo è infamoso. Ma voi ti chiedi a poco dove tu allora? Dopo tanto confabulare, Conte si accorge dei due e li saluta, a modo loro. Anto, la coincidenza certe volte. Guarda, mannaggia. Niente, anche il mister non oppone resistenza. No, il destino, è il destino. Ma tu ci credi al destino? Ma tu quando ci credi al destino? Stiamo andando a baciare, ho baciato. Una storia lunghissima. Siamo venuti qua perché ci siamo sposati, ma perché ci siamo i soldi del regalo? Sì, l'abbiamo capito. Sì, ma è finta, mica siamo gay sul serio. Non si bricchino veramente. Oh, e basta! Sì, un attimo. Un telecomando condizionato. Che bulloni! Andiamoci a mangiare ecco, tanto. Qualcuno che passa lo trova. Chi è che ha piano? Antonio Conte. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Oh, aspetta, come stai? Ciao la signora. I due vanno subito in pressing sul mister. Scusi, ma ve lo scontrino nostro, raga, per favore. Andò, che bello, cazzo bello. Sono 441 euro per te. E facciamo un applauso a Antonio! 4,41. Antonio, ancora ti stupisci? So senza fondo. E Antonio li fa un mercoledì senza lavorare. No, 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 10 euro di mangiare, ragazzi, posso dire che glieli lasciamo. 54,50. Sì, l'orgoglio dell'Italia. Che paraculi, mi imbarazzo per loro. Cioè, faccio la palla Antonio! Non siamo ricchioni veramente, uno scherzo. È una fine. Non siamo ricchioni. E così i bacini e bacetti e il conto è pagato.
non sono gay, non sono gay, sono gay, sono come voi, oggi sono lui, da domani poi se lo vuoi sarò lei, sarò solo lei, vuoi ricordare, preferisci pensare che un gay sia una sorta di errore. Una cosa... Dopo aver cenato, i due sono pronti a fare il loro ingresso nell'evento clou della stagione. Sono quanta eccezione. E per entrare conoscono un solo nome. E tu pensi Ricchione. Gradi! E mi ciao, raga. Sì, ho preso il numero. Mica sei incazzato prima, Bob, perché... Troppo casino, là. Cioè, ho visto che ci è rimasto un po' male. Però. Dentro, Enzo Mammato. Non so se Enzo Mammato. Sono 3 anni che cercate Enzo Mammato. Braccialetto. Amici di Bob. E così si spalancano le porte della serata più in. Arriva i Night, il party di Bob Sinclair. Con quei modi sempre riservati, riescono ad entrare nel privé più esclusivo, proprio dietro la console di Bob. Però Sinclair non sembra felicissimo di rivederli. Eccola a voi, eccola a voi. Sempre, non ti abbandoneremo più, Bob. Siamo sempre con te, Bob. Sì, sì, stai tranquillo. Ma no! Facciamo vedere davanti a lui che ci vogliamo bene. La farsa continua e sotto gli occhi di Bob finalmente anche l'altra bestia cede e regge il gioco. E con il loro savoir-faire i due riconquistano Bob e lo raggiungono in console al Pacià. Amici. E puntualmente salutiamo gli amici di Sansevero. Io non smetto mai di sorprendermi della deficienza cerebrale di questi due. Non so per quale motivo al mondo sono entrati nelle grazie di Bob, che inspiegabilmente li ringrazia pure. Stasera sono venuto con le mie amici, Pio e Amedeo in the house tonight. I due mufloni si esaltano e galvanizzati guadagnano il sacro palcoscenico del Pacià. E quello a cui stiamo per assistere ridisegna il concetto stesso di dignità umana. Per convincere Sinclair a prendere parte al loro matrimonio, i due sono pronti a tutto. Ma proprio a tutto. Ditemi che è un incubo. Non so voi, ma per me è troppo. Esco un attimo. Il viaggio nella trasgressione e in altri mondi concederà nuove tappe. Purtroppo siamo solo all'inizio. Ma a guardarsi indietro, più che trasgressione, ciò che si sono lasciati alle spalle questa volta sono semplicemente tanti attimi di vita vissuta. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life it just... Didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time,
un italiano vero. Valencia. Subito i due analfabeti ci tengono a visitare la celebre città delle arti e delle scienze. Ed eccoli i due trogloditi. Sta bene. Ma fa sempre caldo. Che dire a me? Ma quanto è bello qua. Ma poi l'onestà. Ah, adesso loro apprezzano l'onestà? Tutto bello. Se tu fai una scultura del genere in Italia. Ah, il massimo. Cioè, non te la vai a prendere la mente in due giardini. Ma voi già studi in due giardini. Già, teniamo in due giardini anche sbel a farfalla. Ecco, ora li riconosco. Ecco. E mo che stanno a fare? Chi paga? L'Inter? Il Milan? Mit, un'arte de orzut, spaga cinese là. Ma no, provano ad accodarsi per non pagare. Manca un'orzata? Tre orzate, pagacene. Due noi. Tre. Ragazzi! Che sta con noi? Tre. Tre. Lascia prima, noi andiamo. Ma in sa perché se no si sbaglia. No, era per fargliela pagare a loro, capisci? Come si fa? Noi in Italia le facciamo. E la prima figura di merda è andata. Ma la giornata è ancora lunga. Evviva la Cina, evviva la Cina! Ovviamente, di fronte a uno dei più importanti poli museali al mondo, loro cosa fanno? Com'è? I cretini in acqua. Finché la barca va, lasciala andare a cagare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, lasciala andare. Quando l'amore viene il campanello suona. Cretini, l'ho già detto. Quindi il gran finale. No! No! Cala la sera su Valencia e i due, rigorosamente con il portafogli vuoto, ma pieni di sobrietà nell'outfit, hanno lanciato un SOS a tre importanti calciatori italiani che giocano lì nella vicinissima Villa Reale. La dolce vita è sempre stata casa nostra, casa culla. Come dolce vita di Aranzulla, non ho in tasca contanti di Gianluca Vacchi, ma so contento uguale a Natale a prepacchi. Italiani tra le mani, Santini e Casini. Federica Pellegrini. Nati senza fiocco, giù al portone. Nati senza fiocco, giù al portone. Con in tasca il sole e la passione. Anche Ramo Pesce Sbaga. Faccio il giro del mondo. Assaggio e respiro sapore e colori, ma poi penso che in fondo io non ho dubbi sui posti migliori. Io credo arrivo il posto perfetto e scelgo le spiagge, le sale, riunioni. Faccio il giro del mondo e se parto il mio fatto è già ritornare. Allora si può fare, basterebbe il brio. L'ho letto nelle pagine di Bebe Vio. In ogni posto del pianeta sbarco il lunario metto in mostra. Thank you. Super Mario, il linguaggio dei Lord. Bene, non lo parliamo. Specchio e vite, muovo mani, mi difendo come Cannavaro. Ingegnere a Ginevra o sulle spiagge vendo il cocco. Tengo alta la bandiera come Rocco. Nati senza fiocco, già al portone. Veramente l'orista. How much? Sorry. Con in tasca il sole e la passione. Faccio il giro del mondo, assaggio e respiro sapore e colori, ma poi penso che in fondo io non ho dubbi sui posti migliori. Io credo che un salvo del posto perfetto e scelgo le spiagge, le sale, riunioni. Faccio il giro del mondo. Siamo qua con Chiara Ferragni e Fede. Giro del mondo, assaggio e respiro.
respiro, sapore e colori, ma poi penso che in fondo io non ho dubbi sui posti migliori. Io credo che il tavolo è il posto perfetto e scelgo le spiagge, le sale, riunioni, faccio il giro del mondo e se parto il mio fatto è già ritornare.